sta vedendo, aspetta. Signori, buonasera. Si procede alla bene. Sindaco Vincenzo Filippo. Virgo Antonietta. Moto Filomena. Maiore Dio. Esposito Giorgio. Esposita Dio. Esposito Vincenzo. Paudice Giovanni. Sabino Francesco, Simonetta Immacolata, Cardona Salvatore, Calvarese Salvatore, Bordirlo Ciro, Grillo Salvatore, Barone Vincenzo, Giacinto Carlo, Iorio Teresa. 16 presenti, 1 assente, la seduta è valida. Si può procedere all'ordine del giorno. Il sindaco magistrato, prego. Buonasera a tutti. Prima di iniziare gli argomenti dell'ordine del giorno, volevo esprimere sia dal punto di vista personale che in virtù della professione che rappresenta la maggioranza. La solidarietà al Presidente del Consiglio per gli altri che sono stati oltre due conclusi con delle minacce e la cosa più grave che mi ha toccato il diretto il Presidente del Consiglio perché sono state volte dal suo mandato, in particolare al figlio. La nostra solidarietà è la nostra forza di continuare sulla nostra strada senza subire alcun tipo di intimidazione nell'ambito della legalità, della trasparenza e dell'interesse del bene comune. Ci sono indagini che erano proprio competenti in essere ed era solo un momento per esprimere la solidarietà dal punto di vista personale e istituzionale, perché questi atti macchiano l'onore della nostra città e non appartengono a nessuno di noi, a nessun cittadino che vive nell'interesse del bene comune. Grazie. Mi ha chiesto la parola l'assessore Meano. Prego, mi ha parlato. Grazie Presidente. Colgo l'occasione per esprimere la mia personale stima e solidarietà nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale e da lui con il suo politico, dottor Vincenzo Barone, e l'altro intimidatore subito. Siamo consapevoli di quanto sia dovuto operare nel pieno rispetto delle regole democratiche, come tu sai fare in un territorio nostro, in crisi di potere occulti e illegali, quando ha dovuto diventare far sentire onorabile quando stai facendo per questo paese. Significa che stiamo facendo la strada giusta. Un cammino che non è mai iniziato, lo stesso deve essere finalizzato. Siamo vicini a te, alla tua famiglia per quando ha dovuto. Un altro spregevole figlio che domina le basi stesse della democrazia. È giunto un tempo di lasciare solo coloro i quali sono pronti a emigrare e ricevere l'applauso per il momento non stiamo ricevuto di più. Coloro i quali sono pronti a strumento che quando ha capito non sia un fucilato intimidatorio o pericoloso, ma piuttosto di una mera intenzione o una mera trovata. Nessuno deve essere lasciato solo in questo senso. Per noi tutto il confronto democratico, la partecipazione alla vita dell'istituzione è la base della crescita civile e della collettività. Agire con odio si contrappone alla forza della ragione, alla forza dello spirito democratico del conflitto. Ti chiedo a nome di tutti di continuare sempre questa avventura, così come l'abbiamo iniziata. Il mio e il nostro auspicio è che i colpevoli di un atto così grave e odioso vengano condannati alla giustizia e che torni la tranquillità nella tua persona, nella tua famiglia e nella nostra amministrazione e comunità. Grazie Avvocato Meano, mi ha chiesto la parola l'assessore Avvocato, mi ha chiesto la parola il consigliere Maiori. No, mi ha chiesto la parola. Davido, sai bene che già ho espresso anche in maniera privata mia solidarietà nei confronti. È inutile adesso parlare un atto che sicuramente va a stare in tutti i modi. Volevo fare una combinazione, se era possibile, leggere di che questo posso. Gentile sindaco, assessore Colini,
mi ritrovo qui in uno strano stato, senza girarci intorno, un po' da esiliato, un po' da personaggio incomodo dell'opposizione, a dovere come descrivere un punto di vista a sé personale su quello che attualmente rappresenta lo scenario politico del paese che mi ha arrivato e che mi ha tirato su. Ho riflettuto molto su cosa dire e su quale parola utilizzare e se usare un formalismo da politicante per adeguare il linguaggio più buono nel nostro ambiente. Ma sono arrivato alla conclusione che quello che dovremmo usare a sé lontano da quello che vuole si sente ad esprimere, senza proteggere di dietro alcuna parola di ipocrisia. Pertanto, se qualcuno di voi si sentirà chiamato in causa, ho punto dell'orgoglio di chiedere un metodo di scusarmi per l'anticipo. Voglio innanzitutto cominciare con qualcosa che potrà lasciarmi a dubbi, e vale a dire rendere grazie al sindaco e alla giunta tutta. Perché, riflettendo, sono stati essi stessi a dirci dello stato d'animo in quel momento messo. Infatti, mi hanno insegnato in un primo momento a sognare, proprio come sono un bambino a cui si racconta che il re di Roma ha sconfitto il mostro e che tutti gli abitanti del villaggio possono finalmente vivere felici e contenti. Ebbene, avevo creduto con entusiasmo nel progetto di sconfiggere il mostro insieme alla maggioranza. Davvero andavo a dormire rappresentando insieme agli amici e colleghi come coloro che, giovani e pieni di speranza, sarebbero riusciti finalmente a capovolgere anni e anni di malapolitica e a condurre certo ad essere comune che tanti cittadini, quegli stessi che hanno creduto alle nostre promesse, per le nostre promesse elettorali, si auguravano diventasse. Un piccolo comune che incontra i suoi cittadini, di cui si prende a cuore la qualità di vita, che sa restituire loro dignità e lo fa garantendo servizi e decenza. Lo fa difendendo le categorie più deboli come bambini, anziani, facendoli sentire ciò che sono, vale a dire il pelo indispensabile della società. Lo fa gettando un occhio al passato e un altro al futuro, sempre consapevole che il presente è il momento dell'azione politica e del regalo che abbiamo per dimostrare quanto si vale, per dimostrare a chi ci ha dato fiducia ma anche e soprattutto a noi stessi. Quando ho cominciato a sognare a occhi aperti mi sono sentito come colui che al mio paese e dalla politica che ricorda semplicemente gestire la cosa pubblica e vale a dire qualcosa che non ci appartiene ma che siamo chiamati a migliorare, voleva dare lo spirito e sentirla come sua, metterci dentro il senso che la coscienza civica rende conto, questa è la gioia della vita, che nessuno di noi nel mondo è solo e siamo sempre parte di tutto. Questo significa che noi politici in primis siamo per tutto e siamo cittadini, forse non sono un po' più esposti degli altri alla pubblica critica. Ecco, quando ho cominciato con questa giunta ero fortemente convinto che il discorso politico è per definizione alto, perché non è più nulla di altro della politica, che riunisce responsabilità, sacrificio, passione e carità cristiana, vale a dire decisione completa nei confronti degli altri. Ed è per questo che devo ringraziare tutti per avermi permesso di andare oltre la visione egoistica delle cose e di avermi donato questo sogno. Vi dirò però che appunto oggi questo sogno dura. Neanche i fatti decenti sono infatti riusciti per mia fortuna a farli lavorare. Non ascolto che sia stato un grosso colpo per me realizzare che le persone con cui essa aveva visto l'origine della quale mi rispettavo per fattore infrattura con il passato, che avrebbe gettato le basi per rendere il reale sogno, in ultima analisi hanno preferito intraprendere la strada della continuità. Con il vecchio, con ciò che sta antico e non cambia, con ciò che sta come non apporta novità, con ciò che insomma serve a tamponare quel lasso di tempo politico ma non costruisce tutto per il paese. Certamente non riesco a concretizzare neanche chi è caduto nella rara del lusso, e tutt'oggi soffonde, ancora una volta come lo sempre stato, alle sue manifestazioni di potere. Ma sono qui in questo momento che dico che io continuo a combattere, continuo ad opporre anche da solo come Don Chisciotte contro il mio avvento. E questo perché in una terra come la nostra, nel nostro paese del sud, nella parte oramai non a terra del nulla di fatto, io voglio esistere e questo significa cantare fuori dal popolo, anche se per voi posso essere una voce suonata, ma questo è il mio modo, il mio sogno e posso farlo, non è più il vostro. Per questo sarò sempre con lui che vi dà scorciatura, per esistere, per dire che sono diverso da ciò che è sempre stato. Sarò l'opposizione, ma non a mettere il bastone tra le ruote solo per farmi capire, solo per distruggere, come a me molte volte viene fatto. Sarò lì in prima linea, disturbati quando credo troppo opportuno, solo perché capiate che questo è l'unico modo per fare dialogo, che da treno significa attraverso il discorso, attraverso, cioè il confronto per non crescere insieme. Mi sono accorto negli ultimi tempi che tutto questo lo aveva la mia dignità di persona, di cittadino, di padre di famiglia. Pertanto, considerandomi non solo uno dell'opposizione, ma anche un positivo, tenendo presente che dico sempre la mia per migliorare la cosa pubblica. Personalmente ciò che chiamo politica, portare avanti gli interessi di chi crede in me, ma soprattutto di fare in modo che molti, oramai, delusi dalla politica, possano convertirsi un giorno all'idea del bene comune. Grazie. Grazie, consigliere, ma io volevo chiedere la parola al vice sindaco assessore di prego la parola. Ah, brevemente, presidente, volevo associare a quanto detto già dal sindaco e dall'assessore Neanderthal.
Ricordando a tutti quanti voi che un attacco al Presidente del Consiglio è un attacco a tutti, a tutto il Consiglio Comunale, insomma. E tra l'altro è stato alterato nella maniera più fine possibile, in quanto neanche direttamente, ma attraverso una componente della famiglia, quindi significa creare anche un'agitazione forte nella stessa famiglia, e questa agitazione naturalmente si riflette in maniera anche negativa, secondo i documenti che si sono tutti il Consiglio Comunale. Quindi è la massima solidarietà in tutto questo, e auguro che le forze dell'ordine facciano presto chiarezza e individui chi ha chi hanno perpetrato questo atto scemo. Grazie il consigliere e l'assessore di Lato. Prima di mi chiesto la parola il capogruppo di Forza Italia, che è sposo di Giorgio. Prego, la parola. Poche brevi parole per dire, al di là di quelle che sono le questioni politiche e amministrative di questo comune, chiaramente avremo modo di, come dire, continuare a confrontarci sempre in modo ampio e forte su tutte le tematiche. Noi abbiamo già espresso un comunicato che pare che è venuta questa presidenza della nostra solidarietà con il gruppo politico, aderente, ma non solo il Presidente del Consiglio Comunale, ma tutti quelli che praticamente sono i sostenitori di Forza Italia, perché al di là delle amicizie che ci legano alla persona del Presidente, in qualunque caso, anche se fossero dei nemici o amici, la figura della Presidenza e tutta l'amministrazione va sempre stata trattata, quindi anche il Consiglio, da qualsiasi attacco esterno, sia esso anche di tipo intimidatorio, perché questo non toglie serenità al lavoro del Consiglio Comunale e non ci mette in una condizione di poter agire al meglio rispetto al bene della cittadinanza. Quindi hai la nostra solidarietà e hai la nostra vicinanza sotto questo punto di vista. Grazie, consigliere Sposo. Concesso la parola a un gruppo del PD, Salvo Meglio. Prego, a favore. Scusate, ma dimmi cos'è il gruppo con il microfono. Ok, grazie. Naturalmente ci associamo, pur non conoscendo questa situazione, né per linea generale né per la naturale, che siamo vicini, sia i consiglieri rappresentati qui da me, dal consigliere Paolici, naturalmente direttivo di Civitti e tutti i simpatizzanti del Partito Democratico. Siamo vicini in piena solidarietà al Presidente e al Consiglio tutto, perché ho sentito che fu un passaggio che quando si trova a colpire organi e pezzi di istituzioni, nemmeno per voto l'intero Consiglio Comunale, di conseguenza l'intera collettività. Naturalmente a questo punto si è saputa di intimidazione, di minaccia, che è dimostrato anche nel corso degli anni dell'amministrazione passata, che abbiamo più di una volta sentito su questioni che coinvolgessero attività criminali. E per quanto riguarda noi, per quanto riguarda il Partito Democratico, ma provo a parlare questa volta a nome dell'intero Consiglio Comunale, che sia un messaggio chiaro: noi non ci lasceremo intimidire da qualsiasi forma di intimidazione o di violenza. Grazie, siamo vicini anche al Presidente. Grazie, mi è chiesto la parola il consigliere Salvatore Cavallari. Ne ha parlato da tre. Siamo all'unanime parola del Consiglio Comunale, lei rappresenta un po' tutti noi, personalmente ho dovuto di appoggiarlo, quindi veramente è un colpire una parte di soluzione quello che è stato fatto. Quindi mi accodo sia alla maggioranza che all'opposizione, alla solidarietà che abbiamo nei suoi riguardi, e sicuramente questo Consiglio Comunale, sia nei singoli membri, ma come istituzione, non si lascia intimidire da qualsiasi tipo di intimidazione. Voglio essere parte dei nostri riguardi. Allora, grazie, consigliere. E c'è stata la parola in capogruppo della Presidente. Buonasera, mi ha fatto la prego. Anche noi ci accogliamo alla solidarietà, adesso con il Presidente
atto fatto nei suoi confronti, ma soprattutto della sua proposta. La politica serve per unire, la politica serve per esprimere le idee, non serve per minacciare o intimidire persone. Enzo, noi ti conosciamo come persona, siamo al di là del fatto che politico siamo amici, ti consigli di condannare. Quindi noi siamo vicini alla tua famiglia, alla tua moglie, ai tuoi figli, e qualsiasi cosa noi saremo la tua spalla destra, la tua arma per combattere questi vili attentatori della tua umanità. Grazie. Grazie consigliere Cacotta. Prima di passare alla parola del giorno, io vorrei dire alcune cose, signor Presidente. Io innanzitutto voglio ringraziare tutte le istituzioni del Consiglio Comunale della sua Presidenza che mi ha espresso dal primo momento dell'accaduto. Consigliere Grillo, io non ho esitato ancora l'accaduto perché riservare solamente delle indagini dal punto di vista della forza di tutti, e ringrazio veramente per la forte stima e la forte presenza che mi hanno dato. Io devo dire una cosa, nel ringraziare tutti quanti, io devo dire che è stato un momento di destabilizzazione dal punto di vista della persona. Mi dovete credere che stimo un momento di disagio, oltre come personale, anche dal punto di vista di quello che io posso rappresentare, perché a prescindere, come diceva dire, quello che dice il consigliere di io rappresento il vostro, rappresento tutti quanti, avendo tutti i pregi e difetti di essere disposati di essere sul palco di essere da un gruppo che ha sostenuto l'amministrazione che mi sponsor, anche di ultimo intervento. Io ritengo sempre che questo ci possa essere una lezione e di abbassare i toni, perché quando si alzano i toni si arriva a fare delle contrapposizioni in mezzo di una contrapposizione politica o di pensiero o di divergenza nella gestione della cosa pubblica, si ha la possibilità di fare impugnare quello che sta accadendo, le forze del male, le forze del male, le forze della malavita o le forze di che vogliono dividere, perché noi non possiamo procedere in un contesto democratico di contrapposizione anche forte, come diceva Giano, il pensiero di Esposito, amico o fratello, ma invece che siamo spagni, diciamo, quando anche siamo stati diverse posizioni. Ma questo è cosa che noi dobbiamo sposarci in quanti uno, perché per accettare queste cose dobbiamo dire sì è vero, ma abbassare il tono, fare le contrapposizioni che servono per far migliorare la nostra città, perché noi siamo dei paesi dove già siamo attenzionati, già ci sono dei momenti difficili nella gestione della cosa pubblica. Sappiamo bene in che condizioni ci siamo, c'è il 60-70% della disoccupazione giovanile. Cioè vogliamo, abbiamo delle zone degrade, abbiamo delle zone di sofferenza, c'è questo spirito, se noi abbiamo il compito, voglio dire, troviamo la soluzione. Io voglio dire, con la mia famiglia, insieme a tutti quanti abbiamo fatto un discorso sulla grande politica, io non abbasso la grande, non so, sarebbe un atto di chiacchierica per sottrarmi a avere potuto pure dire, per me è un momento di dire, basta, perché io ho una famiglia, sono anche uomini di Torino, verso la mia famiglia, avrei dovuto pure abbassare, ma abbiamo deciso di andare avanti, anche se fosse la nostra. Cioè noi non abbassiamo la cosa, crediamo che questa che la legge è il meglio modo che di pure noi non li rigettiamo a vite. Si sono aperte delle indagini, ci sono un fine e troveremo anche le condizioni modelline per capire da che parte arriva. Nel ringraziare tutti quanti, un'ultima cosa, poi completo scuso del momento, perché veramente capitemi, è un momento mio particolare, perché quando io faccio meglio il giro dei paesi, sai, ma sono da si avvicina, questo può essere, come dire, uno si mette l'altro.
come già dire che la situazione diventa un momento di resistenza. Questo devo ringraziare a voi, la forza della istituzione, al sindaco e a tutti quanti mi sono vicini. Devo dire che il consigliere Maiori mi ha scritto la lettera alla sua opinione molto bene, ringrazio. A prescindere, questo vuol dire il senso delle istituzioni, il senso di noi. Ci sono stati dei interessati motivi che noi chiamavamo a casa, per dire, anche gli amici di Forza, gli amici di Società. Cioè, è stato un insieme di tutte le cose. Gli anni che questo serve da nessuno per proseguire in un confronto democratico che non si alza il fronte e che permette una malaffare di impugnarci nel nostro modo di essere. Vi ringrazio e vediamo poi all'ordine del giorno. Grazie. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Prego, signor mi ha fatto già. Però mi ha detto anche Chati, sono contento per rispettare la democrazia. Io credo che stasera in questo Consiglio Comunale si sia interrogato con tutta la cittadinanza e a tutti i consiglieri comunali. Sempre magari le cose sono facili. Il nostro programma elettorale, al primo punto, in donna, l'ultima pagina. La buona politica è quella che vive attraverso la partecipazione diffusa e diretta dei cittadini. Allora vi domando, come mai si deve essere tra lo scelto tra un consiglio comunale con solo due punti all'ordine del giorno? Ci sono problematiche che affrontano i nostri cittadini, problematiche che sono state fatte presenti non solo dai colleghi dell'opposizione, con mai l'interrogazione di essere inserito nel consiglio comunale, ma sono state fatte presenti anche dal sottoscritto. In data 3 ottobre presentava una mozione inerente all'installazione dei combattatori sul suolo. Una mozione credo che sia pura, sia economica per tutti. Una mozione che è stata fatta presente a tutti i colleghi, sia di maggioranza che dell'opposizione, al presidente, al sindaco, all'assessore di competenza. Nessuno, mi ha dato un cenno negativo o positivo. Io non riesco a capire come si possa collaborare in questo modo, come si possono fare le cose. Un ulteriore invito lo faccio al Presidente, anche se però ti devo dare atto che più delle volte abbiamo chiamato la Giunta affinché rispondessero a tutte le interrogazioni, tutto quello che veniva comunque con il consigliere di opposizione. Te lo guardo, l'hai sempre fatto, però ci sono troppe, innumerevoli interrogazioni che giacciono nei cassetti degli assessori, spero non nei cassetti, ma con la presunzione di dire che molto probabilmente già saranno nei cassetti. Allora ti chiedo personalmente, se un pensiero condiviso da tutti, se nel prossimo Consiglio Comunale si può inserire questa mozione per quanto riguarda gli combattatori e se gli assessori finalmente rispondono, anzi, diciamo una volta che è stato detto, se è invece potete fare l'interrogazione, che credo che o fate gli assessori o non li fate. Se sono invece risponderete di no e poi rispondete a me. Ci sono interrogazioni per quanto riguarda le figure, per quanto riguarda il piano, per quanto riguarda il trasporto pubblico a Ponte Consolini. Vogliamo dare una risposta al consigliere Maiori, al consigliere d'opposizione, ai cittadini? Sì o no? Grazie. Passo a quello che ha parlato il consigliere Grillo. Sì, mi ha facoltà a prego, consigliere. Mi ha chiesto la parola il consigliere Salvatore Grillo. Mi ha facoltà a prego. Sì. Benvenuto fratello Maiori, chiarissimo di tempo, no, per carità, siamo felici, non possiamo che apprezzare un atto di grande coraggio di un giovane che parte dopo della maggioranza passa a quelle dell'opposizione con una relazione
molto, ma molto, ma molto, ma molto critica. La sposiamo in piedi, stiamo dicendo da quando questa amministrazione si è insediata. Benvenuto. Benvenuto perché ti renderai conto che cosa significa fare l'impossibile per tenere bassi toni quando si condiscono al nostro avviso gli interessi della città. Tu facevi riferimento giustamente ad interrogazioni alle quali non mi avrebbe venuto nessuna risposta, a richieste per le quali non sono stato mai convocato in consiglio. Ce n'è una chiara, ufficiale, depositata al comune, nella quale si chiedevano a termine eredica di rispondere viste le problematiche che investono libertà, sicurezza e dignità dei nostri concittadini. Che cosa avevamo chiesto? Praticamente siamo alle interrogazioni. La situazione politica amministrativa, perché avevamo letto a mezzo stampa, sulla rete, il passaggio sancito ufficialmente questa sera, o l'uscita dalla maggioranza sancita questa sera dal consigliere Maio. Quindi avevamo chiesto qual è la situazione politica amministrativa che si veniva a creare con l'uscita di Maio. Poi avevamo chiesto, a fronte di un'innumerevole serie di interrogazioni, avevamo chiesto che venisse votato il consiglio comunale finalmente il regolamento di polizia portuale, provvedimenti. In un precedente consiglio comunale fu lo stesso sindaco a fare riferimento a una concertura, seppur parziale, di un apposito di regolamento che era stato inviato alla Consulta della Regione, atti ufficiali. Dato 4 di agosto il protocollo, atto ufficiale, siamo a novembre. E malgrado ci fossero queste indicazioni da parte della Regione, malgrado ci fosse, l'avevamo dichiarato anche prima, la volontà, non solo, ma anche il piacere di votare insieme, di lavorare insieme per la modifica del regolamento di polizia portuale, ad un anno e mezzo, qualcosa di più di un anno comunque, perché parliamo di una norma regionale di agosto 2013, il comune di Cerro è ancora senza regolamento di polizia postale. Malgrado le indicazioni, non vorrei ripetere la storia del regolamento che avevamo deciso addirittura di votare, poi all'ultimo momento c'è stato cambiato, è stata trasmessa alla Regione che l'ha bocciata, ma è stata posta sui punti che noi avevamo sollevato, che dicevamo che andava invece. Vuole chiedere, io non dico uccidere. Lo facciamo dei dopo. No, Presidente, magari da lì al sindaco di Abbassetto. No, a me ci pensa il direttivo di Tuttavia di Abbassetto. Lei lo dica al sindaco. Lo sto dicendo. Leggo ufficiale. Inoltre, nel regolamento di polizia portuale addizionale mancano le disposizioni inerenti alla tipologia e termini di concessione d'uso di sepoltura, lavori privati di cimiteri. Una parte che questa maggioranza non ha voluto toccare, visto che gli accordi prevedevano che questa parte andasse toccata anche se investita direttamente in consorzio cimiteriale. Noi non siamo cugini. Però poi ritorniamo alla questione dei manifesti, che noi i manifesti l'abbiamo scritto io, che ho sentito qualcuno, chi diceva che non è chiaro, chi diceva che non è chiaro. Ah? Che cosa? Sindaco, sì, gentilissimo, meglio consigliere. Altro punto che era indicato all'ordine del giorno, e qui naturalmente la richiesta, la domanda va a prescindere dalle interrogazioni singole, va al Presidente del Consiglio, perché malgrado ci fosse una richiesta scelta, mentre dichiara a mezzo organo di Stato che c'è bisogno di aprire al dialogo, alle opposizioni, ai partiti, eccetera, al territorio, di fatto quando noi chiediamo un consiglio comunale, malgrado sia la verbale dell'ultima conferenza di Capigruppo, abbiamo chiesto espressamente di fissare all'ordine del giorno di questo consiglio comunale, come vedete dall'ordine del giorno di oggi, questi mancano.
protezione del piano. Altro punto all'ordine del giorno che avevamo richiesto noi e sulla quale non c'è ancora risposta. Rimettiamo in campo un'interrogazione per il presidente, o meglio per l'assessore di riferimento che è vice sindaco di Milano. Abbiamo, a fronte di una delibera che fissava il termine di giugno per prendere provvedimenti, abbiamo un parere del Ministero degli Interni che è datato 22 maggio 2014, data d'ingresso al protocollo del gruppo. Eppure questa maggioranza prevede solo la presa d'atto del parere del Ministero al 31 di ottobre 2014, cioè da maggio, malgrado ci fosse l'impegno a giugno a prendere una decisione, malgrado ci fosse il parere del Ministero degli Interni, che non fa altro che ribadire, leggo tra le note della segretaria generale, non giunge a conclusione diversa da quella di cui alla proposta della scrivente, trasmessa con note eccetera, non stiamo qui a leggere anche da noi, in particolare con voto riguardo all'insuperabile limite costituzionale della riserva all'esterno dei posti messi a concorso. Pertanto, se concludiamo il contenuto della indicata proposta di deliberazione in allegata alla nota di Francesco del 20 aprile 2014, 20 aprile, mesi e mesi, ma gradi pareri, le progressioni verticali stanno ancora là. Questo è sempre per dare il benvenuto a Maiume. Altro punto all'ordine di giorno, tanto caro al Presidente del Consiglio, visto una parte di dichiarazione particolare, pare che sia un volano di sviluppo la cittadella sportiva di Caravita, eppure noi non abbiamo fatto altro che decidere che venisse fissato all'ordine del giorno un punto. Lo leggo testualmente, cittadella sportiva, indirizzi e provvedimenti. Nemmeno questo punto, malgrado le dichiarazioni di pace, è stato portato all'ordine del giorno. Altro punto, poi non ci moderanno gli assessori di riferimento, il presidente, il sindaco di Uovo. Riapertura del centro sociale di futuro. Non vi dico che cosa è successo nell'ultima conferenza dei capi pubblici circa la riapertura del centro sociale di Roma, che da oltre un anno è chiuso, non ne conosciamo i motivi, non ne conosciamo i motivi per i quali non è riaperto, non sanno loro che per il momento non ce l'hanno detto, poi ci sono del tutto, ma non abbiamo ricevuto un atto che non fosse uno di valente di dover perché. Per il resto nulla, questo è l'interesse che anche di un caro Maiune. Le questioni con le quali dovrei combattere giorno per giorno, mesi dopo mesi. Inoltre avevamo chiesto, per evitare che qualcuno possa accusare noi, il Partito Democratico, di alzare i toni, non l'abbiamo mai fatto, ma comunque noi avevamo chiesto che fosse fissato all'ordine del giorno un punto che recitava così: Costituzione, Commissione, Consigliare Speciale, Suggestione di Fugli e Tari. Penso che la gestione dei rifiuti e le tasse che pagano i cittadini dovrebbe essere di interesse collettivo. Nemmeno questo punto è stato portato all'ordine del giorno. E qua siamo alla questione delle richieste del Consiglio Comunale. Ennesima interrogazione. Assessore Donna Luma, è la quinta volta, forse non c'è un consiglio che vada da giugno che non rende in questa interrogazione. A giugno fu in consiglio comunale, su richiesta espressa del Partito Democratico, furono richiesti i motivi, o perlomeno se l'assessore di riferimento Donnarumma fosse a conoscenza della chiusura dell'isola ecologica e se fosse a conoscenza delle motivazioni che avevano spinto a chiudere l'isola ecologica. Ci fu detto in quella sede, che sono dichiarazioni avverbali, ci fu detto che l'assessore non era assolutamente a conoscenza di quanto successo garantito ed era verbale che si sarebbe informato e ci avrebbe poi rendicontato su quanto successo. Nel frattempo, ed essendo verbale, noi abbiamo fatto espresso riferimento una richiesta indirizzata direttamente all'ufficio di riferimento.
l'ufficio di riferimento ci aveva risposto semplicemente che la leggo testualmente, così consigliere Grillo si appresti a concludere, è interrogazione, la devo fare, la devo fare, si appresti a concludere, la devo fare, è un buco di pace, sì, non so, però con riferimento alla nota del capogruppo consigliere Santatore Grillo qui pervenuta in data di 15 giugno 2014, si porta a conoscenza che la chiusura di liste ecologiche del 15 maggio da 15 al 23 maggio è stata adottata con semplice dispositivo della società, eccetera. Questo a giugno, il 4 di settembre, malgrado le sollecitazioni, ritorniamo in consiglio comunale. È il, questo ricordo per tornare anche alla questione del dialogo che investe anche il presidente del consiglio. Ripeto e dico, faccio riferimento all'interrogazione precedente, faccio riferimento espresso alla nota con la quale mi fu disposto dal responsabile del servizio per vigilanza in quella sede che nascosti gli atti a un capogruppo di un partito di opposizione fosse un atto di una gravità inaudita. In quella sede mi viene detto con un impegno formale del sindaco, che vado a leggere, questo deve entrare sempre nella discussione del dialogo e della pace, il sindaco mi dice, andate, date 10 giorni, mi sono consultato con l'assessore, entro 10 giorni avrete una risposta per iscritto, perché la questione è un po' complessa, mi viene risposta per iscritto. Questi agli atti, non ci inventiamo nulla. La cosa bella è che mi arriva stranamente una nota, io non so se il presidente ha conoscenza della sessione di conoscenza, o chi di cui mi ha inviato questa nota, nella quale nota non sono nemmeno indirizzo, è indirizzata l'assessore all'ecologia, al presidente del consiglio, ed è riferita alla chiusura temporanea dell'isola ecologica a firma del responsabile del settore, per il quale noi avevamo chiesto di prendere il provvedimento per un atto di gravità inaudita che era quello di aver nascosto gli atti al consiglio comunale. Consigliere Grillo, se avesse potuto, devo leggere, è una cosa che mi porta a conoscenza del consiglio comunale, è una cosa che mi fa sede spedita, e qualcuno mi spiega ancora, probabilmente spiega l'assessore, che non
trattava, perché avevo usato un termine autorità, probabilmente non ho dimenticato la provincia di Napoli. Assessore, devi ringraziare il ho finito. Siccome stiamo aspettando dal 25 di giugno che lei scrivi di rispetto non di questo Consiglio Comunale, perlomeno non di un Partito Democratico, ma del rispetto della città, stiamo aspettando dal 25 di giugno che lei ci relazioni e che risponda finalmente alle domande poste dal Partito Democratico, che sono quelle, non solo, ne avevamo chiesto in questione un'altra volta, non so se lei ha conoscenza di questo dettaglio, ma quali tipi di provvedimenti intende questa amministrazione prendere nei confronti di un responsabile di servizio che nasconde gli atti al Consiglio Comunale. Grazie consigliere Grillo, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Lettura e approvazione nel quale sedute precedente. Chi è d'accordo? All'unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Articolo 175, numero 3. Adesso vediamo, poi casomai la risponderà l'assessore, devo portare avanti il consiglio. Prego, cioè l'assessore non mi ha chiesto, però io non glielo dato, se me l'avessi chiesto gliela avrei dato. Se mi chiedono la parola, se non mi chiedono la parola, io non do la parola, se l'assessore mi chiede la parola, io do la parola. Prego, mi ha chiesto la parola l'assessore Bruno, prego, allora, voglio dire una cosa prima, allora, nel rispetto delle regole, io a volte non è che voglio essere fiscale, cioè voglio dire, la tolleranza c'è, cioè, un tolleranza, però un intervento, cioè dentro del regolamento del Consiglio Comunale, stabilite 10 minuti, basta se faccio parlare di tutto qua, sono pure tollerata, pure 5 minuti, però diamo la possibilità di parlare. Io lo so bene come, allora il problema, allora consigliere, non facciamo, lei se io ho mandato a tutti i consiglieri, tutti i consiglieri, è entrato in consigliere sconsiguamente, a tutti gli assessori di riferimento di rispondere al più recentemente a tutte le interrogazioni fatte ai consigli, sia dell'altro che dell'altro. Voglio dire, io da parte mia tutto quello che è dovuto faccio, nelle funzioni della presidenza. Voglio dire, poi che gli assessori ci mettono un po' di tempo, è più importante che arriva la risposta. Voi non facciamo, tanto c'è, mi ha chiesto la parola l'assessore, non prego. Buonasera. Penso che volevo fare presente che nessuno aveva detto che si può rileggere le liste per fare 10 giorni per rispondere, quindi non è stata detto questo. In riferimento alla chiusura dell'isola ecologica, io le dissi già a giugno che, perché lei mi chiedeva se c'era stato l'accesso delle autorità all'isola, presso l'isola ecologica, mi avesse esposto la chiusura, io le dissi che già avevo chiesto al responsabile. Lei addirittura diceva che era ancora chiuso dopo un mese, comunque io ricordo benissimo, posso parlare, non
fatto, ha detto questo che stiamo creando un clima. Io mi auguro che tutti abbiano il buon senso di mandare in verbale di questo consiglio comunale alla Procura di Torino. Mi auguro che il Presidente del Consiglio, il segretario che ha sempre mai rapportato il segretario, mandassero questo verbale di consiglio alla Procura di Torino. Saremo pronti a rispondere alla Procura, alle accuse di un assessore incapace, bugiardo e falso. Questo consiglio comunale da oggi abbassa i toni, non tocca nessuno, restringo il microfono, questo abbassi i toni. Questo consiglio da oggi, questo consiglio da oggi. Allora, io le voglio dire una cosa, o lei abbassa i toni, o effettivamente. Allora lei, io lo sto dicendo, lei ha fatto un intervento, io le dico di abbassare i toni, poi con rispondere a qualche cosa. No? No, no, lei per gentilezza, signori, vi pregherei, consiglieri, guardate che vi mettete nelle condizioni di abbassare i toni, rispondete sia all'entrata uno che sull'altro, potete fare qualunque cosa. Consigliere Grillo mi ha chiesto la propria facoltà, la pregherei di abbassare i toni. Nessuno è bugiardo, nessuno è incapace, lei può dire una mia opinione diversa, però non può offendere personalmente i consiglieri o gli assessori. La pregherei di stare sulla sua faccia. Allora fammi sempre lei, e poi dici cosa, allora fammi sempre lei. Prende la facoltà, consigliere Grillo, parli. Grazie. Allora non sono io che devo abbassare i toni, non sono io che sono bugiardo. Questo consiglio comunale vota stasera, probabilmente il presidente si sarà distato, o della posta della posta di verbale della seduta precedente. Questo è il verbale della seduta precedente. Leggo, ecco, questo dico, quindi a conoscenza di tutti, no, quindi non sono bugiardo, posso leggere da questo che se l'avete votato. Se l'avete votato non risponde almeno, faccia la domanda. Leggo, sindaco Filippo, io mi sono consultato con l'assessore, siccome c'è una rilevanza nella sua interrogazione, ritengo che è meritevole una risposta per iscritto proprio per fare chiarezza su quello che lei prima sottolineava. Nell'arco di 10 giorni lei sarà data una risposta per iscritto. L'assessore per due stati da una risposta per iscritto e invece la porta. Questo è un impegno formale che prendete con la città. Questo è un impegno formale che prendete con la città. Consigliere Grillo. Presidente, risulta che l'assessore mi ha anche risposto per iscritto. Lo chiedo a lei, Presidente. Io ho risposto per iscritto. Sì. Io ho risposto per iscritto. Se lei se ne è perso come se è perso la sua stessa richiesta che ha fatto, perché lei stamattina, quando ha fatto la richiesta funzionale, gli ha chiesto addirittura di dare la voce alla madre in mezzo. Ma se non ti do come iscritto, c'è un riferimento che non è l'indirizzo, è questa cosa. No, io non chiedo, stavo scritto la consigliere da e io non ho avuto comunicazione. Ma già fa vedere, ma mi sta rendendo conto che oramai è diventato come una questione di ma mi sta rendendo conto che voi rispondete a un consigliere comunale, capogruppo di un partito di opposizione e non sapete nemmeno se la nota è stata ricambiata. Ma stiate facendo sul serio che a distanza di me noi non riusciamo a ricevere una risposta da un assessore di riferimento? Vi sembra normale? Vi sembra alzare i toni questo pretendere una risposta perché mi accorgo contrario si rappresenta la città? Consigliere Grillo, questo è abbassare i toni, Presidente. Allora, consigliere Grillo, le ho dato la possibilità di rispondere, passerei alla seconda domanda solo per quelli. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Prego, prego signori, abbassate il tono, prego, grazie, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Prego, consigliere, però la pregherei, guarda, consigliere, la pregherei. Prego, signori, il rapporto civile, la prova di capire la di capire che lei sta alzando il tono, lei sa di chi è, che c'è tutto il consiglio comunale, dicendo ma si rende conto che non
per aprire un stacco questa cosa. Presidente, se lei voglio dire rispetto a quello che si delle domande e si scalda così, mi fa scalda così. Le commissioni sono state convocate in nome della
presidenza di commissione che ho io, ma non si è mai presentato all'opposizione, se non una sola volta nel gruppo Calvanese. Quindi non è vero che le commissioni vengono convocate e quelli di cui io sono membro e di cui la presidenza ce l'ha all'opposizione non sono mai stata convocata. Quindi il consigliere Esposito mi dispiace, ma la devo smentire. È un dato reale quello che ha dato. Problematiche sui trasporti pubblici e privati, non è stato mai dato un input dall'assessore, da chiunque altro, non parlando della scuola, parliamo della realtà, con San Giovanni non è stato mai dato un input per studiare la materia, per approfondire la materia, ma senza licenza pubblica, diciamo che il comitato delle commissioni fino a un anno e mezzo questa parte è pari a zero. Fare poi sicuramente la programma di qua, non è un po' di Salvatore, però capisco anche la sua parte. L'ho detto prima anche a me, interrogazioni, non nessuno risponde, non so a chi fa riferimento, è difficile stare qua. Anche per scontare domani, cosa che poi è stata ricordata dal Presidente, ma qua penso che nessuno sia stato fatto questi dopo, chi si dà il terrorista, chi sta continuare a fare questo, non credo che sia una novità della dottrina. Voglio chiedere all'assessore Donnarumma, anche sotto forma di interrogazione, se è davvero, e non la venga come offesa, ma è una richiesta formale, se è davvero conosce la materia, il settore in cui lavora. Ci sono, se sei in apporto con il suo responsabile, se fa da semplice passacarte, non so bene ancora, cioè cosa fa la sua attività? Consigliere Maiore, non devi mettere mai mente bene, la pregherei di essere corretto, perché qua si scappiamo, non si trova là sul dispenso e sull'offesa personale. Io allora guardi, sono stato demorato fino adesso, da questo momento in poi tolleranza a te, il prima che offendo un altro assessore lo consigliere, io gli tocco la parola. Poi vediamo un momento più questo sì, alcuna volta. Punto, ho chiesto scusa, prego, scusa se chiedo la scusa. Lo decidete insieme, lo decidete voi, no? Io prima sono d'accordo.
alle 12 c'è pure la più vicino al caffè. Vabbè, mi sembra strano, però la volta a conoscere questa cosa, magari se tu sollecitare. Vabbè, se tu però non passi proprio, ma tanto passi dopo in cose di questo ringraziamento, questo ringraziamento non mi interessa. Se si può operare per questo progetto, grazie. Prego, assessore Donato. Ah, il consigliere Giovanni Paolo, prego, consigliere Paolo. Buonasera. Buonasera. Allora, sa cioè, il carattere che contraddistingue dal capogruppo del mio partito Salvatore, sono molto preparato, però vorrei che sono sentito anche offeso da, comunque, da questa accusa di terrorismo ideologico, perché comunque abbiamo fatto sempre richieste su richieste senza avere nessuna risposta. È ovvio che comunque ci si deve aspettare di alzare un attimo i toni, cioè di fare un po' la voce più grossa. Però se questa è l'idea che siete fatti di noi opposizione, cioè da oggi noi non siamo più il Partito Democratico, siamo il partito dei terroristi, perché comunque così ci fate vedere anche al popolo centrolese. Io penso che noi chiediamo solo legalità, chiarezza, trasparenza e ovviamente risposte adeguate e scritte alle nostre richieste. Grazie. Allora, nel ringraziare il consigliere Paolucci, che mi fa presente, cioè che lui è molto, devo dire, molto calato, non è il partito dei terroristi, è il partito democratico, il partito, qui faccio io, non lo fa bene, perché non sai, capo bene, quando ci vediamo al partito democratico, non mi rispetto, qua nessuno è terrorista. Il terrorista è fatto io, è un'altra storia, è passato, cioè, è passato, è passato, è passato. È inteso, nel senso, prego, posso dire, cerchiamo, prendiamo, io prendo subito da quello che hai e invito ancora a lui, così io con l'altro, un altro dentro, ma ti chiedo, adesso tu, ti rispondo. Sui manifesti sono passe tante accuse nei nostri confronti, incluso dall'altro abbiamo ripristinato la legalità in questa amministrazione. Assessore Donato, perché lei voglio dire tranquilla e non faccio anche lei. Di un comune che aveva avuto l'iniziativa in una scuola, anche io consigliere c'è stato.
così, non fa uso. È una madre, è trascendente, è proprio da terrorista. Perché io non lo siamo questo tema, non si dire mai, abbiamo detto quello all'assessore, la pregherei. È una cosa che non si riesce a capire. Siccome non ha utilizzato dei toni forti, siccome ha fatto un consiglio minimo all'assessore, sia tramite Facebook, sia in consiglio comunale, sono mandato. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alzare i toni, dobbiamo alzare i toni, o si può dare un consiglio di cosa ho fatto di male? Ho chiesto, quelle buste, ripeto, ripeto, possono in qualsiasi modo che voi scegliete essere distribuite alla cittadinanza, se il numero è poco, non li dobbiamo lasciare almeno del denaro, verranno distribuiti in base al pagatore, inventato uno, l'importante è che quel bidone e quel buste vengono utilizzate. Questo ho chiesto, cosa ho chiesto di male ancora non lo sto chiedendo, grazie. Grazie consigliere Maiori, mi ha chiesto la parola. Allora, l'argomento è esaurito, i rapiti sono stati tutti quanti. L'assessore ci ha accusato di istigare con manifesti a fare delle telefonate anonime e minacciose. È un atto di una gravità di vita a cui non si può pensare. Abbia detto questo, perché se avesse detto questo, io non lo dici, non mi mancivano che fa uno, ma parecchio. Lei si rende conto, mentre il suo presidente, nonché il mentore politico, nel suo schieramento politico, parla di pace e di apertura. Lei ha accusato il Partito Democratico di istigare i cittadini cervolesi a minacciare i consiglieri o la giunta o il sindaco da mezzo dell'elezione. È di una gravità inaudita se ne assume le responsabilità. Però la invito, perché penso che sia, capisco la sua incapacità politica, capisco la sua incapacità a gestire un settore del genere, però penso che l'italiano lo sappiamo leggere un po' tutti. Vada a rileggersi i manifesti del Partito Democratico e si legga i suoi manifesti che firma come amministrazione. Usate il termine terroristico, usate parole tipo se questo non si fa è colpa dei bottini. Queste sono istigazioni, non quelle del Partito Democratico. Il nostro è un manifesto politico dove abbiamo indicato dei punti per ristabilire legalità, ma non che lo diciamo noi. Se parliamo di progressione verticale, il Ministero degli Interni che dice sul fasullo, non è che l'abbiamo detto noi, non è che con questo istighiamo qualcuno a dire telefonate a casa del Presidente. Sindaco. Ma vai a vedersi la partita di piano, lasci fare le cose serie al Consiglio Comunale, è per carità, è piano, ma non è che stia dando un esempio, ma non è che stia dando un bel esempio, non è che stia dando un bel esempio, si vergogna, è il primo cittadino, è che piano, e si vergogna una volta e per tutte, si vergogna una volta e per tutte, che è il primo cittadino da presenta a questa modernità. E cerchiamo di abbassare la mente ai doni, cerchiamo di farlo. Ma sì, ma figurati tre cattori a te, ma ti rendi conto che servono nulla per noi, ma non ti consideranno loro. E dai, e cerchiamo di fare. Si apprezza a così dire che prego. Voi per me continuate a negare le cose, da grandi. Si è presentato.
è il numero legge 267 e 2000 variazioni di bilancio di esercizio anno 2014. Prego, sindaco, ne ha parlato. Io non accetto lezioni di educazione da nessuno, e sono fiero che non amato, che l'unica offesa che mi puoi fare è che vado a vedere la partita di Napoli. Ridicoli! Detto questo, ci sono le mani, se l'assessore ha detto quello che ha detto e tu mi chiedi quello che io penso che non sia quello il pensiero. Che oggi danno la possibilità di poter finalmente dire che questa
questa amministrazione in solo un anno, pochi mesi, ha raggiunto l'obiettivo, quello di poter dare inizio al piano regolatore, di poter prima del 31 dicembre iniziare quello che era uno degli obiettivi programmatici inseriti dal sottoscritto e che è necessario per la città per far uscire da questo disordine urbanistico che blocca di fatto lo sviluppo sociale e territoriale della nostra città. Altra variazione di una rilevanza politica importante per prima prego i consiglieri che possono girare per l'aula. Consigliere Carlotta, prego. Per rimarcare la connotazione della nostra amministrazione comunale, un'amministrazione di centro-sinistra, sempre vicina alle fasce deboli, si è deciso di implementare per le iniziative sociali il capitolo relativo al SUA. Nonostante tutte le necessità e i problemi che stanno avendo nell'ambito territoriale, quest'atto nasce da un'esigenza, perché oltre all'aspetto in termini numerici che comunque permette a questa amministrazione di poter interagire con i progetti e tra le sfide per l'azione siamo intorno al 2015 circa, è un segnale politico che diamo ai nostri cittadini che per noi in questo momento di crisi politica e sociale che esiste, cerchiamo di stare, di starci vicino. Per quanto concerne gli altri aspetti relativi alle variazioni che sono state postate, voglio evidenziare con una voce di 17.000 euro circa che sarà determinata per la rimozione di Ethernet che è presente sul nostro territorio, perché vado a fare attenzione a questo mezzo centro, perché vorrei invitare i cittadini a collaborare con noi quotidianamente per far sì che oggi verificano questa violenza che il nostro territorio purtroppo subisce in modo frequente, perché sappiamo quanto è pericoloso e quanto è grave, quanto può danneggiare noi e i nostri figli questi atti che veramente sono deplorevoli e mortificano la dignità di ogni essere, umano. Per ciò che concerne poi le altre variazioni, di fatto erano inerenti a quello che poteva essere poi la legge dell'assestamento del bilancio, però un'altra variazione relativa alla copertura della mensa scolastica per tutto il mese di dicembre, per appunto garantire quelli che sono servizi che vanno in fascia particolare nella nostra cittadinanza. Devo dire che attraverso questa variazione penso che questa amministrazione, in piena collaborazione con il responsabile finanziario, ha raggiunto un primo obiettivo. Penso che oggi il Comune di Cervola inizia a ritrovare una propria solidità, una propria dignità che ci fa guardare più sicuro con maggiore aspettativa, con maggiore fiducia. Abbiamo un orologio, se non vado errato, il vicesegretario, che oggi si assumisce la segretaria responsabile, che può fare il media a tutti i comuni vicini. E questo è segno di legalità, è segno di serietà di questa amministrazione, perché quando noi paghiamo puntualmente le aziende, i nostri fornitori, di fatto garantiamo occupazione. Io penso di aver completato, sono pronto poi a chiedere il contenuto delle differenze, ma di aver dato le differenze di altre domeniche. Grazie, sindaco, qui assessore al bilancio. Mi aggiungo la parola al consigliere Maiuto. Prego, la parola. Sindaco, un po' scarsetta, e te lo dice uno che è ragionevole, ma con i voti non tanto ci sa fare. Si è dimenticato di dire, faccio prima una premessa, io sono consapevole sicuramente che le casse comunali sono fortemente nel taglio degli organi centrali da parte dello Stato. E quindi immagino che il effetto dei collettivi è stato sicuramente sottile, piccolo, però è stato fatto davvero poco dall'organo politico con questo assestamento. Basta
basti pensare ai impegni che abbiamo preso, purtroppo abbiamo preso anche nei confronti dei cittadini. Tutelare le fasce deboli, 20.000 euro sul fuoco sufficiente, ma non ottimo. E poi dopo come perché? Dare attenzione alle periferie della città, aumentare la sicurezza e diminuire la pressione tributaria, un argomento che poi ne parleremo successivamente. Perché innanzitutto la mia attenzione va rivolta a due variazioni di bilancio. La prima, che non so perché, se è voluta, se è in mano aperta, non scende, sicuramente non sarà successo così. La prima riguarda il capitolo 15-18, prestazioni per servizi e spettacolo, finanziamento con fondi propri di 6.000 euro. E quindi rapportando FUA, 20 e spettacoli, spettacolini che sono stati sempre da me raccolti anche delle precedenti amministrazioni, mi sento un po' la differenza. Si è dimenticato di dire ancora, mi riferisco alla variazione di bilancio quella là sul capitolo 1808. Questa ci tengo particolarmente perché spese per luminarie, spese per ci tengo particolarmente perché sono poche, spese per luminarie e 6.000 euro per fornitura di essenze arboree per il Natale. Ripeto, in passato questa è stata sempre una scelta da me condivisibile, anche se le casse comunali restavano in un altro stato. Però si è stato proprio tutto, insieme al Presidente, non ricordo se Guido, anche Vidato, che hanno fortemente contestato questa nostra scelta. È stata addirittura definita una scelta pazza, altri termini che non sto più a ricordare. Allora quindi da ciò che si deduce alla fine i cittadini riescono a dedurre che alla fine chissà su quella sedia cambia troppo, facilmente il proprio pensiero. Voglio ritornare poi al punto precedente, cioè quello della pressione tributaria. Pagina 3 del nostro programma elettorale, lasciamo stare le altre pagine, ne abbiamo già parlato di tante volte queste cose, parecchi consiglieri, compreso me, sono impegnati affinché venisse presa a primo seduto consiglio una reazione, se non veniva fatto qualcosa per l'indennità, non bastano le due stelline apprezzate da martedì sera, però non bastano. Pagina 3 del programma elettorale, per una fiscalità più giusta. La pressione fiscale, ascoltate bene, è nel nostro paese cresciuta, ma sono aumentate anche evasione ed elusione, fattori di ingiustizia e di inefficienza perché vengono sottratte alle aree comunali ingenti risorse, perché a pagare oltre l'80% delle tasse sui redditi da lavoro si paga di abilità fiscale. Io che non ne capisco niente di bilanci. Io sono stato favorevole, ho detto che ognuno di noi dovrà, io ho detto la mia, ognuno di loro dovevano prendere le giuste considerazioni, conseguenze, io non ho fatto però a me, certamente devo presentare, l'ho detto anche in forma privata, sebbene anche in conferenza da gruppo, mi sembra, presentare un programma, il 50% del come primo punto non è stato accettato nel gruppo di scelta. Va bene, ritorniamo. Prego. Nei miei confronti che sono stato dei toni abbastanza cazzo, tu perché sei cattivo come il primo? Prego, non facciamo il dialogo. Prego. Ma non posso essere il subalino di noi. Allora, da chi? Il sindaco, magari, non interrompo. Consigliere di Vino, non interrompo. Quindi abbiamo detto che uno dei programmi, uno dei punti del programma elettorale per lotta alle pressioni fiscali. Nulla di tutto questo è stato fatto. Voglio far presente che il trend degli anni precedenti è stato sicuramente, dopo il 2005, è stato sicuramente migliore. E vi anticipo anche una situazione che potete trovare. Potete dire che c'è stata una mancanza di personale, il personale da poco, tutto quello che volete dire. Ma nelle precedenti amministrazioni anche questa era una criticità e quindi non è stato fatto come scusante, ma si è cercato qualche unità di supporto, si è cercato di fare qualcosa. Sicuramente avete trovato il supporto che servivano. Adesso concludo e devo dare il mio parere negativo a queste variazioni, non so gli altri come faranno a votare a favore, perché questo è uno di altri punti che non è stato rispettato oggi come oggi all'interno del programma elettorale.
variazione di bilancio che il sindaco non tiene conto di costi, mi può anche correggere, se pure è in mente. Nel 2011 c'è stato, dati del bilancio consuntivo, non dati per dati da micro, per una imposta comunale in modo di relazione, ascoltate bene le cifre, 209.923 euro, 209.923 euro per 2011. Lotta alla relazione, sindaco, per cortesia, fammi concludere. 2012, recupero imposta normale mobili per relazione, 385.000 euro, 385.082 euro, 0,51. 2013, e non mi anticipare che stavamo nel 2013 perché erano già stati accettati dal commissario, 314.000 e 108.000 euro. Volete sapere come abbiamo fatto le cose fiscali in questo momento? Con uno stanziamento iniziale di 100.000 euro abbiamo fatto una variazione che attualmente accertamenti ne abbiamo 14.922 euro, ma mi sembra normale, una variazione negativa di 86.000 euro rispetto anche al trend del passato. Come lo vogliamo fare? Come vogliamo combattere queste azioni, queste variazioni? Questa equità fiscale, non potete approvare questa variazione, abbiamo preso degli impegni all'interno di questo programma sottoscritto da tutti, abbiamo preso degli impegni e bisogna avere il coraggio. Si può rimediare successivamente, ma in questo caso abbiamo sbagliato. Grazie. Grazie al consigliere Maioni per l'intervento. Mi accista la parola il consigliere Calabresi. Prego, consigliere Calabresi. Io già volevo fare un intervento prima, il recente punto, quando riguarda l'onore della verità, la commissione pubblica di sezione presieduta dal presidente ha funzionato 4-5 volte, certo, poi gli altri non lo so, sicuramente non hanno funzionato. Il problema vero delle commissioni poi è che cosa si materializza di queste commissioni in atti amministrativi. Questa è la situazione. Per quanto riguarda diciamo, la commissione tributi, io ero il presidente per 4-5 mesi, poi mi sono rimesso e mi sono reso conto dell'inutilità del poter trasferire, perché ogni volta mi si diceva questo è lo schema, da qui non possiamo fare niente, non possiamo fare più. Se pensa mai, secondo me è l'utilità di queste commissioni, non, però per noi è vero, devo essere sincero, che mi hanno invitato 5-6 volte, ho partecipato, ho cercato di dare il mio contributo e poi non ho partecipato, io realmente le altre volte che loro cambiano. Bisogna sempre dire la verità. Per quanto riguarda il bilancio, ci sono un paio di punti su cui sarei d'accordo, come la ripetizione scolastica di scena da copertura, oppure come la manutenzione dello scuolo abuso, quanto riguarda quello dei portatori di handicap, che mi dicono che sia una reale esigenza, qui questa radiazione andrà a coprire il funzionamento, di cui su questi punti sono d'accordo. Però c'è qualche punto che mi lascia un po' perplesso, questi errori, diciamo, tecnici, quanto riguarda la pubblica eliminazione, com'è possibile che da 200.000 si arriva a 350, non riuscendo a centrare al primo obiettivo? Questa è una valutazione tecnica, qui mi sembra una variazione eccessiva, o si è fatta la prima volta, non si è fatta una valutazione giusta di questo costo, oppure poi, insomma, qui non lo so, non c'è relazione, infatti commentando pure su questa situazione del... No, ma arrivavamo fino al 2013, 2014 non credo che non c'è comunque il personale, non c'era bisogno di andare poi. No, vabbè, comunque questa situazione qui mi lascia per questo. Qui, pur diciamo in difficoltà, ci sono un paio di punti di questa variazione che mi trovano d'accordo, sulla bus e l'attenzione scolastica, di quei 40.000 euro, caso strano. Mi ricordo quei famosi 40.000 euro, ma io penso al Presidente Consiglio Comunale perché nel 2012 poi non è stata erogata per quei 2-3 mesi la retenzione scolastica. Però sicuramente questi punti mi trovavano favorevoli, però nell'insieme voto contrario, penso la maggior parte, cioè tutta la mia parte, che non, molte altre cose mi lasciano per queste, soprattutto queste utenze che non si riescono mai a centrare. Era un dramma anche quando eravamo noi in amministrazione, che il bilancio degli utenti non si riusciva mai a calcolare, però stavolta mi sembra molto.
Grazie. Grazie al consigliere Cavallese, mi ha chiesto la parola il consigliere Esposito Giorgio. Ne ha facoltà. Chiedo solo adesso, se tutto che ho qualche numero davanti, così riesco meglio a... Innanzitutto volevo fare un commento, diciamo, su questa questione delle commissioni, rapidissimamente. Io parlavo chiaramente per me stesso, e parlavo per il alla titolo di capogruppo, convocati in più di una commissione, nelle quali praticamente ogni volta che sono stato convocato sono stato sempre presente. E quest'anno praticamente mi ha detto di più, nonostante il consigliere presidente della commissione di cui si fosse dimesso da 4 mesi, non è stato sostituito da nessuno, è stato mai fatto una visita di sostituzione. Bene, va bene, ma diciamo queste parole. Parliamo delle cose, diciamo, relative al bilancio. Chiaramente io una delle prime mancanze che come evidenzio diciamo, a tutto il Consiglio Comunale sono le relazioni praticamente di supporto alle variazioni di bilancio. Cioè io agli altri nel fascicolo non ho alcuna relazione che giustifica che è fatta dai funzionari, quantomeno le storie piuttosto contenute sulle esigenze dei vari settori e sulle scelte o le motivazioni che hanno portato chiaramente a fare praticamente queste scelte da parte della maggioranza in relazione a tutti i capitoli che sono andati a toccare. Comincio a dire dal capitolo 2005, recuperi i costi comunali immobili e evasione. Questo è un capitolo che seppur poteva, come dire, essere più sostenuto nelle precedenti amministrazioni, perché abbiamo visto che forse erano dei numeri probabilmente sovravvalutati rispetto a quelle che era l'entità dell'evasione, nel caso specifico pareva zero. Immagino che il funzionario abbia scritto che chiaramente queste cifre non le potete più recuperare, perché da 100.000 euro di messo praticamente come recupero degli anni precedenti abbiamo avuto una decurtazione di ben 85.000 euro, il che significa praticamente questo, che cosa evidenzia? Evidenzia che nella realtà ho anche i 100.000 euro, cioè non abbiamo alcuna cosa da poter recuperare per l'anno corrente. Signori, mi sembra un po' un'inchiesa. C'è l'idea che il nostro comune non abbia nulla da recuperare dalla, diciamo, dalla risposta comunale precedente, quantomeno che possa essere debitabile quest'anno, chiaramente mi lascia estremamente perplesso. Questo che cosa significa? Siccome noi sapevamo che c'era anche un progetto incentivante all'interno dell'ufficio per arrivare al recupero di gran parte di questi tributi, progetto che chiaramente non è stato coordinato, non è stato seguito, va bene, ma questa questione è una delle questioni, poi ci sono altre di cui parleremo, questa questione nella realtà è invece frutto di un balzello di personale, di dipendenti che è passato da una parte all'altra praticamente su scelte che partono dal mese di dicembre dell'anno scorso. Ebbene, da dicembre ad oggi noi abbiamo assistito che alcuni dipendenti comunali hanno cambiato anche 4 uffici. Allora, ragionando dal principio della competenza, immagino che questi abbiano tante competenze enormi che possono spaziare, andare in tutti i settori, andare a lavorare, dare risposte, oppure praticamente sono stati messi a caso praticamente per logiche che ancora oggi non ci riusciamo a spiegare. Ma sono logiche sicuramente appunto di carattere politico, perché se un ufficio come questo di tributi non mi riesce a recuperare, ovvero mi recupera 15.000 euro per l'anno precedente, e questo l'abbiamo sollecitato l'anno scorso, e abbiamo detto che quell'ufficio sta sempre chiuso, una sola persona insufficiente, scelta conseguenti spostamenti di alcune persone dell'ufficio, non sono state sufficienti, sono state tolte, sono state mandate in altri uffici. Allora, signori, guarda,
partiamo a 15.000 euro, io penso che qualche difetto ci sta. Vuol dire che la politica di recupero delle tasse di questa amministrazione è del tutto scadente, perché non è posta attenzione in modo chiaro a mettere le giuste competenze al posto dove dello Stato. Allora, se noi arriviamo al mese di dicembre e non emettiamo i ruoli relativi almeno a queste 100.000 euro, signori, certo a bruciare altri 100.000 euro, va bene? E questo lo vogliamo dire, ma non lo vogliamo dire, la gente lo deve sapere. Non vi arrabbiate se poi un domani non mette il manifesto, perché il popolo che per quanto è greggio che sta presente in questo Consiglio Comunale è molto ridotto di numero praticamente rispetto a quello che la popolazione deve sapere. Quindi questo è uno dei primi argomenti. Secondo argomento, poi mi immagino che il sindaco, chiaramente in qualità di assessore, vorrà darmi delle risposte al riguardo. Fondo di solidarietà comunale anno 2014, previsto praticamente 2.056.656 di fare qualche cosa, ridotto 100.000 euro. Che cos'è questo fondo? L'ho messo a studiare pure io, perché non so che cos'è questo fondo. E ho capito che questo fondo sono i trasferimenti dello Stato che ci fa all'interno del comune in funzione dell'applicazione chiaramente dell'IMU sulla seconda casa. Va bene? Ora che cosa succede? Quando vi abbiamo invitato a ragionare sull'aliquota, va bene? Noi potevamo, avremmo voluto con un po' di sforzo e non limitandoci ad essere prudentissimi, avremmo potuto mettere una aliquota leggermente più contenuta, che non per forza doveva essere 10 cose, ma poteva prestarsi anche intorno a 9, 9 e mezzo, perché in realtà abbiamo trasferito circa 100.000 euro e abbiamo dato ad altri comuni. Quindi i nostri cittadini da questo concetto, poi ce lo spiegherete, vuol dire che praticamente quello che noi abbiamo avuto sono mancati introiti, ma sono soldi che ha pagato questo comune. Poi ci spiegherete, praticamente qualcuno mi dirà se questo è così oppure non è così. Altro argomento, questo è legato sempre al personale, alla violazione dei beni comunali. Guardate, io ricordo che questo Consiglio Comunale faceva guerra con la passata amministrazione, l'intervento incapace, non era bravo, non erano qua. È un anno e mezzo, praticamente, rispetto a questa cosa, sempre per gli spostamenti del personale, non tutto l'altro, l'ultimo spostamento che ha preso chi lavorava, due persone che lavoravano a questo numero di settore, sono state spostate e oggi abbiamo un ufficio praticamente rispetto al patrimonio che si è azzerato. Previsione 82.000 euro stimata, cioè nell'anno 2014 noi avremmo dovuto incassare per la violazione dei conti 82.000 euro. Ebbene signori, l'accertamento è ridotto di 26.000 arriva a 54.000 euro. Questo che cosa significa? Significa che c'è stata manca una persona a poter lavorare su questo argomento. E allora anche qui la scelta di dichiarare praticamente il personale che stava all'interno di quell'ufficio e spostarlo all'interno dell'ufficio anagrafe, poi spostarlo all'interno dell'ufficio perché di altri uffici, significa penalizzato fortemente e gli incassi chiaramente in questo non ci stanno. A fronte di questo che cosa abbiamo però? Che continuiamo a riparare i bagni, continuiamo a riparare gli ascensori, perché questo è il problema. Va bene, essendo di proprietà nostra comunale, noi continuiamo a metterci sotto di un'attenzione. Quindi nella realtà quello che noi andiamo a vedere è che il discorso relativo allo spostamento anche del personale legato a questi due settori nella realtà ha creato un po' di danni e lo vediamo come risultato, perché nella realtà da queste due questioni abbiamo una notevole riduzione in modo opposto delle entrate che potrebbero esserci. Altro argomento sempre arriva a questo, provenendo dai condoni edilizi. Questa è la storia infinita della quale chiaramente, come dico, un po' da dentro al lavoro io ritengo che effettivamente sono storie che forse tutte le amministrazioni da 30 anni in questa parte hanno delle enormi responsabilità di tutte, perché in realtà forse questi condoni edilizi con un po' di energia si potrebbero mettere a posto su da tanti anni. Previsioni di entrate 150.000 euro, va bene, meno 100.000 euro. Queste previsioni di entrate che già sono estremamente contenute e vengono ridotte 100.000 euro di entrate, sta a significare che anche qui
vedere da quelle poche pratiche che sono state rilasciate, e il PIL rispetto a sta cosa è chiaramente sono già potente, che da 41 milioni arrivare a 50 milioni, oramai ci siamo già arrivati. Quindi questi tre argomenti relativi settore delle tasse, evasione del titolo pregresso, questione delle aliquote, che questione dei proventi che vengono dalle organizzazioni di dato inizio, manifestano in modo chiaro una grossa, grossissima disattenzione rispetto al discorso di programmazione. Ah, io avrei capito che al mese di gennaio mi ha fatto un tecnico per partire a fare quello, avresti già dato un commercialista fuori, a sei mesi, o un ragioniere, e che poteva fare una determinata cosa, e noi saremmo arrivati. Mancanza di soldi, che è pure dal fatto che in realtà c'è una mancata programmazione, allora era meglio spendere 20.000 euro probabilmente per coprire degli uffici e anche per prendere maggiori entrate. Quindi queste sono le questioni relative alla questione della mancata programmazione e la disorganizzazione grande rispetto al personale spostato così a cazzo. Quattro spostamenti, ci sono persone che hanno quattro quanto spostamenti dal mese di dicembre con la delibera fatta da fine dicembre al mese di novembre, l'ultimo fatto una delibera per una delibera praticamente di spostamento tra le altre cose di personale con qualifica completamente diversa dall'ufficio dove l'avete convocato. C'è una, io voglio dire, secondo me c'è proprio una mancanza di studio nella professione per arrivare a determinare cattiva amministrazione, ma in realtà questa è proprio una cattiva amministrazione. Allora, debiti di bilancio, voce 1079, 70.000 euro in più, quali sono? Vorremmo capire, pagina 8, perché i debiti di bilancio, quali sono? Voce 1079, che cosa? No, Francesco, si parla di alcuni che fai risposte a tutti i pezzi, praticamente. Mezze scolastiche, abbiamo visto la questione della prestazione, di incremento, vabbè, queste sono cose che sono delle condivisibili, assolutamente. Biblioteca comunale. 10.000 sostanzialmente iniziata, meno 10.000, zero, è giusta la biblioteca comunale? No, la vedete? Una cosa che la se non l'avevamo studiato, perché aveva delle cartelle che non avevamo potuto guardare, ed ecco forse sono i debiti con i bilanci. Oppure sono aumentate le bollette così tanto da avere un incremento sugli utili. Noi abbiamo 200.000 euro di previsioni iniziali per la pubblica dimensione, 200.000 euro. Incremento di 150.000 euro. Allora, se c'è un incremento di 150.000 euro, a che cosa sono dovuti questi? Ma sono vecchi conti? Allora, che cosa sta? Vabbè, ci sono spiegato su questa questione, altra questione, prestazione di servizi per funzionamento di servizio ecologico, scusatemi, per il servizio di ecologia, capitolo 01999.
9 e 6. Quali sono i servizi? 17. Sono più 17, ancora più 17. Quindi vuol dire praticamente che anche questo è un termine che mi piace, perché si è consolidato, è stato loro, bisogna dimenticarsi di dentro di cui mi piace. Fondo unico ambito, fondo unico ambito, fondo unico ambito numero 24. Noi avevamo dato, abbiamo stanziato la cifra di circa 464 mila euro, in credito praticamente di ulteriori arriviamo a 20 mila euro, arriviamo a 484 mila euro. Questa maggiore spesa, no? Atteso che abbiamo dei servizi dall'ambito di Sassuolo. Io voglio sapere perché ancora vi sforzate ancora di dare altri soldi in questo servizio. Sì, la legge. Noi abbiamo stabilito da 7 euro a persona. Allora chiedo anche al sindaco, vorrei capire 464 che poi diventano 484 mila euro. Prodotto di 7 euro nella vita, sono quelli più un'altra cosa, li capiamo quali sono, perché noi con questo arriviamo a 25 euro per abitante, cioè noi vorremmo capire praticamente questi soldi che cosa sono e a fronte di quale servizio ci viene preso. E continuo a spiegare, non spiegare politicamente perché non si è andato praticamente al fondo all'ambito per dire non mi danno più un centesimo, perché ogni volta che noi dobbiamo erogare un servizio in questo comune dobbiamo elemosinare i soldi da questi siti, progetti che non se ne fanno. Scusate, questa è una zona politica e noi abbiamo anche che venire a dare il rapporto che ci ha proposto, quindi sì, non diamo più soldi a queste persone. Ma visto che i servizi non ce li hanno, ma perché dovremmo dare i soldi all'ambito se non ci restituisce il progetto e non ci restituisce i servizi? Siamo ancora a questi termini? Sì, allora, chi è il delegato di Valina che ci sono 3 anni di casa? Tu? Bene, tu hai l'assessore di Valina. Ma immagino allora che l'azione praticamente non è esaustiva rispetto ad una problematica dove vediamo ancora gente che non riceve soldi, che non riceve soldi per quello che dovrebbe venire. Poi la suddivisione dei 7 euro, gli altri magari mi darei qualche ragione. Allora, ultima cosa praticamente è quella relativa agli incarichi personali della redazione del gruppo. Io ho sempre detto che sulla questione del gruppo eravamo perfettamente d'accordo, perché il territorio va programmato assolutamente. Anche se ritengo che in questo passo, siccome la cifra messa a bilancio è arrivata a 79.000, circa 80.000 euro messa a disposizione, è ancora piena. Cioè questa azione forse, guardate, ci abbiamo strani prezzi, poi dopo, non vedrai questo piano urbanistico, perché in realtà, arrivato a 80.000 euro, andremo in assestamento, con queste cifre al massimo faremo quale sono i soldi di consulenza generale, dalla valutazione ambientale, da altri studi propedeutici alla relazione, quindi è un primo passo, però significa che l'anno prossimo ce ne vorranno altri 50, ma probabilmente una cifra più consistente di almeno 200.000 euro avrebbe dato la possibilità di poter incidere immediatamente sul fuoco di settore, perché noi non siamo d'accordo, si deve fare, assolutamente, però è un anno e mezzo, è un anno e mezzo, dove passiamo da 40 arriviamo a 70. E però io devo aggiungere un'altra cosa, per fare un punto per il tempo, che è sempre questa cosa, una relazione di questa amministrazione, in qualche modo se ne cominciamo a vedere. Ma se non c'è un banco o spazio di relazione programmata, di che cosa intendete fare su questa cosa? La prendi, quando sei invitato, chiaramente avrei il piacere di poter ragionare su questa cosa. Allora, io mi sento chiaramente, pur avendo ancora altri dubbi anche qua, mi sento di poter intervenire chiaramente dopo che l'assessore, laddove è necessario, il funzionario, responsabile, diano delle risposte arrivate. Ringrazio il consigliere Esposito, ma sicuramente sul PUC, che è stato un pensiero a tutti quanti noi, per la prossima settimana, visto che ci abbiamo allertato di fare una conferenza di capigruppo in procedere
al riguardo di scappare per arrivare vedere poi già all'inizio di fare il cambio. Decideremo la modalità del percorso da mettere a certo. Bene, questo è la settimana, io mi comporterò la settimana adesso, appena che sarà esecutivo, appena che sarà l'assestamento di bilancio, di bilancio, non va bene di niente, anche di iniziare a fare il percorso. Prego, signor Gesso, consigliere Maioli, non le do la parola a questo consigliere, non le do la parola perché sarebbe una lettera. Allora facciamo parlare al momento prima, non le do la parola, allora non è che la si può dire la parola adesso, gliela do però prego gli altri consiglieri, allora poi gli do la lettera, va bene? C'è come metodologia che vorrei fare. Mi ha chiesto la parola? Intervento del consigliere Esposito veramente diciamo, apre un confronto sia in termini numerici che insieme per certo ci vuole partire una questione relativa un attimo alla fornitura energetica, perché chiaramente cioè, diciamo, si tratta di una previsione chiaramente di una certa rilevanza. L'ingegnere ha fatto responsabile del precedente 12 ha fatto una relazione. Di fatto si tratta in parte della presenza di fatture di sotto la Grecia, complessivi 93.000 euro, che non erano il piano di vento, perché questo piano fu stipulato soltanto con Energia SPA, quando oggi invece questa cifra viene chiesta da Eni del servizio elettrico SPA. Altresì abbiamo poi un importo complessivo di altri 150.000 euro che riguarda invece l'ultimo trimestre dell'anno 2014. Di fatto noi ci siamo trovati con dei compagni che sono arrivati, abbiamo fatto dei controlli necessari per verificare la veridicità di questi contratti, che però non portato un debito fuori bilancio, abbiamo dato la copertura in questa serie di assestamento, in modo che questo determina l'ingegnere che è impegnato adesso. Per quanto riguarda l'aspetto della biblioteca, lo vicino erano stati visti per l'esternalizzazione della biblioteca, non erano legate diciamo, ad acquisti di mobili, non erano finanziate l'attività della biblioteca, però siccome rispetto alle esternalizzazioni si è fatto poi delle considerazioni diverse, perché già il tipo di esternalizzazione noi ci siamo lasciati una finestra per pensare del bilancio di previsione, però proprio perché siamo un'amministrazione di centro-sinistra che chiede che ritiene che le esternalizzazioni debbano essere l'estrema razzo, debba essere l'estrema razzo, ma in questa fase abbiamo fatto questa scelta. Per quanto concerne invece la questione relativa alla fonte di solidarietà, devo far presente che proprio rispetto a quella determinazione della quota abbiamo avuto dei trasferimenti correnti dallo Stato per 600.000 euro, quindi di fatto non abbiamo. Sì, però vengono da quella. Ciao. Ma vengono da lì. Detto questo, per quanto concerne la questione legata all'evasione,
le gare si chiudono. Per ultimo detto, per quanto riguarda la questione delle masure, io vi devo fare i complimenti, perché non era facile, cioè non vi devo fare i complimenti, però era facile arrivarci. La questione è chiaramente legata alla problematica del personale che ci ha detto, e non mi nascondo, non lo sto facendo per nascondere sì, qualche tipo di responsabilità, perché io in questi giorni, nell'ultimo mese, stiamo ancora lavorando sulla spesa del personale per verificare se abbiamo gli spazi per poter individuare le figure a tempo determinato, per poter fare dei supporti agli uffici. Le risorse con grande dedizione, insieme alle responsabili stessi, stanno cercando di trovare degli spazi. Non dimentichiamoci che ci sono state delle scelte che non entrano in merito, della vecchia amministrazione che ha condizionato quello che poi dovrà essere il futuro del nostro paese, perché di fatto da oggi deve essere un grande grande la spesa del nostro personale, e ci pone un vincolo, cioè quello di non poter fare programmare alcun tipo di assunzione. Ma non giudico quella scelta, perché quella scelta in quel momento solo probabilmente aveva una sua logica. Io però invito a veramente rimettere la vostra onestà intellettuale. Voi chiaramente avete fatto delle considerazioni giuste, delle dite un giorno sì e un giorno no. Io vi voglio raccontare come è nata l'ultima delibera, quella relativa al settore individuazione del settore tributi. Abbiamo cercato di alleggerire il carico dei nostri responsabili, che veramente cercano di fare il più possibile, andando a istituire un nuovo settore. Contestualmente, andando a istituire un nuovo settore tributi, commercio e patrimonio 119. Abbiamo istituito questo nuovo settore, il patrimonio se non parlerà da due venerdì, in lunedì ci ritroviamo in una situazione di contingenza, perché un'unità che era legata a quel settore, tra l'altro una responsabilità per funzionare in posta, che purtroppo a me è veramente lungi da fare qualsiasi tipo di considerazione, perché questa unità lavora nonostante tanti problemi fisici diciamo che sono noti a tutti, però purtroppo si è assentata per motivi chiaramente di carattere che conosciamo tutti, non ci danno fare qualsiasi veramente se scelgono da lavorare in questo ragionamento. Io mi sono ritrovato con il responsabile del settore, l'ufficio chiuso, senza nessun'altra unità. Ci sono stati contatti anche di carattere telefonico con l'unità, perché prevedevano che dovesse un'assenza temporanea, purtroppo l'assenza si è prolungata, siamo stati costretti a fare un'altra delibera per prendere l'unità che abbiamo portato all'ufficio a Napoli, dove oggi siamo da 3 giorni con una sola persona, perché un'altra unità che andrà a chiesto le ferie e non glielo possiamo certamente negare. L'altra unità si è vista a malattia sicuramente per motivi di legittimità, e dopo abbiamo un'unica persona. Tra l'altro stamattina abbiamo visto un incidente per cercare diciamo di fare almeno una spesa per l'ufficio, perché chiaramente c'era una certa presenza. Questo per dire cosa? Noi abbiamo un nostro problema. Io chiaramente ho interpretato tutti gli organi preposti dalla prefettura per cercare di trovare una soluzione, perché il consigliere Maiorino diceva noi avevamo individuato delle figure di supporto all'epoca. Mi pare consigliere Maiorino, quelle figure di supporto che lei conosce bene, entravano in una logica che io non sono sicuro che aveva tutta la legittimità amministrativa per poter consentirgli di fare tutta l'attività che era a fare. Adesso stai dicendo che non c'è la legittimità, perché allora quale parte dell'opposizione non hai denunciato questa legittimità su queste unità di supporto che hanno fatto incassare, ripetiamo, 300.000 euro, accertamente 300.000 euro, e voglio ecco, ricordare un attimo al giorno di porto, un nuovo recinto, ma quale 100.000 euro sono stati tolti, 85.000 euro, sono stati stanziati 14.920 euro, ma per adesso sono stati accertati
1090 euro. Qua, sentendo le parole del sindaco, che c'è crisi, quello chiuso, quell'altro sta bene, l'abbiamo messo in video, qua si rischia che anche a 12 centri di 11.829 euro di disponibilità. Se ne va? No, si dice, c'è cioè, necessita di un periodo
investire e deve formarsi. Nessuno può pretendere che da un giorno all'altro arriva, se c'è la buona volontà, c'è la competenza, c'è la professionalità, il risultato è meglio che questo è tutto. Quindi diciamo questo è poi vale un attimo, sì, questo è più. Quindi sicuramente ci ritroveremo a parlare del personale perché in qualche situazione avrete proprio su questa problematica. Per quanto concerne il FUA, ripeto, io come sindaco sono molto critico sull'operato dell'ambito, ho denunciato a verbale, abbiamo anche manifestato in modo chiaro, non solo io, ma anche gli altri due sindaci che fanno parte dell'ambito, quindi c'è un sindaco di una struttura, il sindaco di Povera, abbiamo fatto dei primi atti formali, anche in direzione dell'associazione dell'ufficio del comune Capofila, un comune che per 2-3 mesi è stato senza assessore, un comune che ha sostituito l'assessore perché probabilmente i risultati erano quelli che sono alla luce di tutti. C'è stato un giudizio di gestioni è chiaro, ma sono anche scuole. Abbiamo l'ANCA, abbiamo l'ufficio ANCA, il responsabile che fanno parte del comune Capofila. Però è chiaro che lì c'è stata una serie di situazioni dove chiaramente politiche e tecniche che hanno contestato la realtà che ad oggi non è capace di portare a termine una gara. Allora, questi 484.000 euro ci sono 200.000 euro per i minori. Per i minori sotto della società dell'autorità. Sì, sono 200.000 euro. Poi abbiamo messo in studio questa variazione. E perché facciamo la variazione sul suo? Perché lui lo studio, perché i nostri responsabili ci hanno certificato che c'è una preventiva regionale che tutte le attività sociali devono passare attraverso la funzione dell'anno. Quindi noi prendiamo questi soldi, anche se si tratta di attività che stanno al di fuori del piano sociale del sopra, li mandiamo fuori, fanno pagare il progetto che noi vogliamo fare e poi il servizio lo abbiamo solo diciamo nel comune di centro. Probabilmente c'è qualche comune che fa in modo diverso, però chiaramente noi cerchiamo di uniformarci a quello che ci dice la nostra segretaria comunale e responsabile del settore. Grazie. Scusate, posso chiedere, mi hanno chiesto la parte del consigliere Bonanni, 5 minuti di sospensione, si siede con le quelle che abbiamo. Dice, scegliamo subito. Sì, vabbè. Se votiamo subito, allora andiamo. Mi ha chiesto la parola. Dopo vi faccio fare la replica. Mi ha chiesto la parola il consigliere Potetto, diamoci una metodologia. Facciamo parlare anche prima che non ha fatto la parola, facciamo un po' di repertorio. Prego, consigliere. Poi mi ha chiesto la parola il consigliere Potetto. Sui numeri e sulle scelte politiche, di politico non è capitolato, qual è stato lo spunto e lo stimolo politico che abbia dettato, tracciato queste variazioni. Fortunatamente ci troviamo a quelle che secondo il nostro presidente di realtà collaboriamo con lui, ci siamo ritrovati tutti per cancellare, come avevamo proposto in tanto al Consiglio Comunale, la retroattività di passi avanti per i sali. Poche sonde, ma significa essere sensibili a determinate regole in determinati settori del territorio. Ripeto, mi interessa poco, però io ho ascoltato sia la relazione di Esposito che da, perché così funziona, da numeri riuscite a pescare una discussione politica, sia la relazione degli altri, compresa dell'assessore di riferimento, nonché sindaco. Prima di tutto vorrei ringraziare personalmente il sindaco Fico per i complimenti che rivolge indirettamente, perché non lo farebbe mai direttamente, al Partito Democratico. Tutte problematiche sollevate dal Partito Democratico nel corso degli ultimi 7-8 anni. L'unico partito
partito che si era mosso nella direzione, ma io vedo l'ex capogruppo di Quartiere, noi dialogavamo anche prima con le forze di maggioranza, avevamo discusso della questione relativa ai lavoratori socialmente utili, poi in Sala Pianta qualcuno aveva deciso che con un colpo di frusta di giunta senza discussione si stabilizzassero in quel modo, senza programmare nemmeno le stabilizzazioni. Però già all'epoca avevamo tracciato, ma per essere sincero, anche il capogruppo, allora capogruppo della Pioniera, oltre ai pareri espressi dai collegi degli istituti che si erano sostenuti, è naturale che si andava verso un appiattimento delle professionalità, perché era stabilizzato tutto quanto. Ma questo lo avevamo all'epoca. All'epoca però sono stati gli unici, devo ringraziare l'ex capogruppo Pandolfi, e ne avevamo discusso, perlomeno avevamo messo sul tavolo della discussione una problematica che si sarebbe poi venuta a creare successivamente. Questo per dire che cosa? Che sposando le tesi, ma è normale, così chi fa politica così, non possiamo inventarci la mattina, trovarci di fronte a un problema e provare a mettere una mesa. Certe cose sono programmate. Fino ci tengo a sottolineare che all'epoca era il Partito Democratico, quindi sarà benissimo, come sapeva il Partito Democratico, quali erano le problematiche collegate al personale quando è stata intestata. Noi lo sapevamo, l'avevamo programmato, tutti sapevano che il comandante sarebbe andato in pensione, che il responsabile dell'ufficio analisi sarebbe andato in pensione, che l'altro dell'ufficio stato civile sarebbe andato in pensione, che l'altro vice sarebbe andato in pensione, che Fornisano dell'ufficio protocollo sarebbe andato in pensione, che il presidente si attestava la pensione pure la forza, pure la funzione d'avvento. Tutti lo sapevano, tutti. Stranamente ce lo ricordiamo oggi, se non è vero. In realtà che cosa è stato fatto? Si è trovato un escamotage l'anno scorso che è stato quello di prorogare, di aumentare l'agonia, e si è spostato sia il pensionamento sia del responsabile dell'ufficio analisi che del comandante di vigilanza. Ma nel frattempo che cosa è stato fatto? Solamente niente. Tranne qualche spostamento derivato da qualche cattuco politico di qualche forza di maggioranza che vuole obbligatoriamente determinate persone, determinate istituzioni. Tranne questo. Tra parentesi, si ringrazia l'operato dei funzionari, però ci si dimentica che se si fanno delibere che riguardano il personale, non si tiene in considerazione quelli che poi gli stessi tecnici dichiarano. Perché io ho qui la delibera numero 122 del 2014, la leggo per evitare che poi qualcuno possa innescare le telefonate, non so come c'è. E leggo: favorevole per la copertura della giunta comunale, con riserva, questa è la responsabile dell'ufficio segretario, con riserva di quanto relazionato con verbale il 18 settembre, il 10 ottobre, in relazione della scrivente del 16 ottobre del 2014. Cioè, quindi i tecnici vanno, pongono, propongono le soluzioni, sempre che ce lo sa, ma non in un'altra direzione. Poi si viene a questi e dice, ma non ci sta nessuno, non si può andare all'ufficio. Non si è potuto aprire l'ufficio tributi. E perché lo responsabile dell'ufficio tributi non può aprire? No, io c'ero quando non è stato aperto l'ufficio tributi. Ma perché il responsabile dell'ufficio tributi non può aprire la sua? Risponderà a 5 invece di 10, ma risponderà, non è che si chiude la porta. Ma poi in realtà, sempre tra le parole del sindaco, leggo, la programmazione, l'evasione non è stata fatta niente, ma noi l'avevamo detto con il precedente bilancio di previsione, quello dell'anno scorso, abbiamo detto scusa, se non si mette in moto una lotta all'evasione di questo territorio, non entreranno mai sulle per abbassare quelle aliquote che sono altissime nel quante del circondario. Cosa è stato fatto? Niente, è stato trasferito verso un dipendente perché era probabilmente il dipendente previsto che lui aveva comunicato con il responsabile, che poi tutta la storia non si è mai capito, alla fine è stato spostato. Ha ragione,
esposto. Perché non è che questa amministrazione in un anno e mezzo abbia lasciato una traccia di una programmazione diversa. Non ne ha lasciato nemmeno, si arriva oggi e dobbiamo ancora andare a parlare con il prefetto. Io ci sarei andato, se eletto sindaco, a luglio del 2013, perché le problematiche del personale si conoscevano, erano già reali tutti. Che cosa posso fare per il sindaco? Era la Corte dei Conti, probabilmente a condannare, ma lui non è la Corte dei Conti, è tornato proprio a casa, sinceramente non ci passa manco la casa. A noi interessa recuperare la evasione su questo territorio per abbassare le aliquote. Le famiglie non possono pagare tutti questi soldi per un'incapacità della programmazione o per una volontà politica non scovare di evasione. Perché questo non è stato chiarito. No, io non potevo dare la carica in esterno perché sono una legalità, sono una legalità. Non riusciamo a capire però, con un motivo, ma credo ci sia un parere del Ministero degli Interni, venga nominato responsabile di un settore, nominate uno di quelli convinti da questo provvedimento del Ministero degli Interni. Cioè, quello là che dice che la professione che aveva, di cui lui aveva conto, è legittima, sta scelgendo. Se poi la leggo per evitare che poi andrete a casa, per me. Se poi la leggo per te, se poi la leggo. Io non è dire che non fare sarcasmo su cose abbastanza serie. Allora io ho messo la termina anche qui. Caso mai, ma facciamo la mi dica qual è il sarcasmo che ho fatto io scuso immediatamente. Facciamo un atteggiamento di Repediano. Chiedo scusa immediatamente. Le cose che devo sapere. No, chiedo scusa immediatamente se ho utilizzato il sarcasmo. E se la voglio no, nel caso specifico, no, nel caso specifico mi sarei riferito al dottor Pepino, mi sarebbe, nel caso vostro non è perfetto. Allora lei non mi sottolinea che cosa fa riferimento e quello che parla la no, ho detto per evitare che qualcuno mi possa chiamare a casa che non abbia capito, se vuol dire la posso più leggere. Questo è quello che ci deve interessare, è il bilancio di previsione, è lì l'assestamento. Che cosa si fa? Qual è il problema principale di questo territorio? Siamo tartassati. Le aliquote le avete viste? Avete visto quando vi è arrivata a casa di Tavola? Voi chiedete la collaborazione, abbiamo chiesto un tavolo, ma vi abbiamo provato a sensibilizzare il Consiglio Comunale, chiedete una commissione permanente. Ve lo dico giusto perché noi abbiamo nella testa la programmazione, noi già vediamo il prossimo 10 anni. Prima o dopo, questo contratto per lo smaltimento scadrà. E se noi ci mettiamo a lavorare adesso per abbassare il costo dello smaltimento del servizio, ma quando ci parleranno i cittadini smaltati? Mai! Però come un'idea che viene da questa parte del Consiglio Comunale, un'idea da prendere in considerazione. Poi quando ci andrà il contratto, qualcuno verrà in questo consiglio e ci verrà a dire, vabbè, ma esce già il contratto, noi dobbiamo rinnovare, cambiamo, e mi dice un momento a prendere lì. E l'abbiamo detto un anno fa. Anche per la questione delle tariffe, l'abbiamo detto un anno fa, eppure ogni volta che veniamo qua e mostriamo la nostra sensibilità, tra parentesi ci mostriamo anche pronti a dialogare, a confrontarci. Oggi gioco con la parola, così a livello di ideologici, o a rimettere la parola con i telefonini, non la stessa telefonini. Scusate, voi diteci politicamente che cosa avete fatto in un anno e mezzo, questo non l'avete detto, non avete risposto, su questo, in un regime di programmazione del personale, che cosa avete fatto malgrado le sue vicinazioni? Zero. Che cosa avete fatto in relazione alla lotta alla evasione? Zero. Che cosa avete fatto per abbassare le tasse che gravano su questo territorio? Zero. Che cosa avete fatto per mettere finalmente in modo pubblico? Zero. Scusate, non è fatrino. Questo è quello che ci interessa. Per il resto, per noi rimangono numeri, fino a se stessi, o ne spostiamo 10.000, ma la cosa più bella è, e con questo concludo, Presidente, è che c'è una programmazione, perché in realtà questa amministrazione
ce l'aveva tracciato come pensionato, l'esternalizzazione della biblioteca. L'avevano programmato, oggi però c'è una così, però in realtà questa modifica non la vogliamo più questa stanza. Chi si è programmato che fa? L'hanno fatto un anno fa, poi vengono a distanza di un anno, non abbiamo pensato in un'altra cosa rispetto al nostro. Questo è il dato politico. Zero in programmazione, zero risultato, zero in tutto. Non ce la fa, non è un problema. Se mi faccio la tesi, lasciate spazio che realmente riesce a ministrare questo territorio. È un invito, ma non tanto per voi, è un invito per il territorio. Proveremo in un modo o in altro a farlo ripartire. Grazie. Grazie, consigliere Grillo. Mi ha chiesto la parola, così che la legge era fatta sopra. Allora mi ha chiesto prima che siamo il consigliere Cino Poli. Prego, consigliere Poli. Vabbè, dopo che ho stata inizia parlato, io ho detto facciamo una metà un po' stanca e sbagliata, e dopo vi faccio fare la prego, posso dire tu. Allora, io innanzitutto devo dire che è stato che ho dovuto fare uno sforzo per rimanere calmo. Però devo anche dire che magari qualche parolavetta forse è stata detta in un modo sbagliato, è stata interpretata in un modo sbagliato. Per cui penso che in merito a quanto diceva il nostro assessore all'ecologia, c'è bisogno che lei facesse una rettifica, un chiarimento a quanto detto, che chiaramente non può passare in questo consesso quell'idea. Detto questo, c'è voluta molta calma, tant'è vero che alla fine devo intervenire, ma non perché devo fare il sermone, non perché devo fare il della classe, ma perché noi in questo consesso cerchiamo, tentiamo di fare politica. Poi ci riusciamo o meno, certamente non sarà la minoranza o un consigliere che si vorrà giudicare, ma sarà il popolo che è ancora libero fino ad oggi di votare. Non ce la stiamo mettendo tutta, poi sono opinioni, ognuno è libero di pensare come meglio crede. Questa è la battuta. Tant'è vero che molto spesso ci ritroviamo a parlare non sull'argomento specifico, ma in generale, su questioni che noi subiamo. Subiamo nel senso che dobbiamo adeguare la nostra politica misera, miserabile, a quello che è l'input che viene dallo Stato. Ma a voi è noto che i trasferimenti sono stati abbattuti, ci hanno mandato meno soldi. Quando riguarda la tassa, una tassa in più per lo Stato, che non è. No, noi l'abbiamo voluta richiedere ai cittadini, i quali giustamente già vessati dall'alto, si vedono, ah? Ecco, mi sono ricordato solo per una questione. Prego, prego. Prego, non si mangia nostro, prego. Che meritano anche tutto il nostro rispetto. Non si può rivolgere al pubblico, non si può dire. Vabbè, ecco. Allora, dicevo che con tanta pazienza, vista pure il ritardo e alla fine che il come diceva qualcuno, restano ancora ad ascoltarci. Allora, io mi voglio soffermare su un unico punto, ma non per ragioni di parte, ma semplicemente per, almeno questa volta, stemperare gli animi e praticamente evidenziare un qualcosa che a noi in testa, vale a dire i fornitori sociali. Allora,
è stato chiesto come mai, a fronte di 460.000 euro, non si riesce a capire, facendo la somma di 7 euro pro capite, si arriva a questa cifra. Molto semplice. Perché il fondo FUBA è ben altra cosa da questo dato, dove il sindaco ha iniziato, tentava di spiegarlo, sono compresi anche 210.000 euro per le case famiglia, cioè dove abbiamo dei bambini meno abbienti che già soffrono, infatti è noi un tipo di risposta che riusciamo a dare. 87.000 euro per i LEA, che sono dei servizi a domicilio, che seppure varranno poco, ma qualche persona anziana aiuterà pure. E infine 22.000 euro per le madri mobili, si ricorda ex EICA, che praticamente ricevono un piccolo contributo per praticamente risolvere qualche loro piccolo problema. Detto questo, si diceva pure che nonostante questo qua, il tempo, lo spiegherò perché, ci siano stati dei ritardi, ma assenti se vogliamo, in merito alle politiche sociali che abbiamo ricevuto degli servizi sul nostro territorio, dei ritardi notevolissimi. Bene, noi abbiamo chiesto agli uffici preposti addirittura, se fosse stato il caso, se era possibile e se era legale, aprire un capitolo specifico che mettesse da parte l'ambito per un momento la, mi spiego, il vecchio capitolo delle politiche sociali. Purtroppo abbiamo dovuto prendere atto, seppure abbiamo pensato, che ciò non è possibile, perché con il piano di zona approvato ci sono tutti i servizi, per cui volendo o nolente noi abbiamo dovuto trasferire questi 20.000 euro, che sono pochi secondo me, è un inizio, è come dire, è un segnale, invertendo la tendenza, che erano anni che non si aggiungeva niente alla sua, chiaro? Però c'è stato il fatto che dovrà fare l'ambito 24, l'ufficio di piano, che in questo momento, diciamo, ha qualche piccolo problema, perché si parte, no? Un problema di telefonico, lo diceva anche il sindaco, sindaco di Mesi, l'assessore di Mesi, abbiamo cambiato funzionario, e pare che un minimo di attività abbiano svolto, e sapete qual è il risultato? Due gare fatte, due gare contestate, praticamente siamo tecnici. Detto questo, però, l'amministrazione di Cepola, nella persona del sindaco e dall'assessore di riferimento, hanno precisato due mesi fa, un mese fa, quando proprio si è arrivato al massimo quelle due gare non assegnate, a fare insieme agli altri sindaci che compongono l'ambito Napoli 24, cioè il sindaco Zero e il sindaco Pinto di Bodenana Trocchia, una lettera di censura all'operato dell'ufficio di Napoli, che praticamente ci ha ingessato in piazza di le causa completamente, mettendoci con le spalle vicino al che praticamente noi non possiamo non prendere
prescindere dal marito. Questi 20.000 euro, poi tra le altre cose arrivano a 26.500, c'è un residuo del fondo generale, sicuramente saranno destinati solo ed esclusivamente ai cittadini cercoresi. Per cui se da un lato noi rimaniamo al palo per quanto riguarda l'idea generale della programmazione per quanto riguarda i servizi sociali, avere in questo forse, spero, mi auguro, anzi l'assessore di riferimento c'è il fondo correlamento per rendere quanto più rapido possibile l'esternamento delle gare che proporremo all'altro. Detto questo, ecco, l'aspetto definitivamente, io in verità, da vecchio consigliere, sta qualcuno ancora più meglio di me, nel senso, come consigliere comunale, chiederei un po' di comprensione, un po' di calma, perché non è possibile. Le cose, se si vogliono dire, si possono dire tranquillamente. Come se qualcuno o qualche gruppo politico sente questo, ma ci stanno tante strade per poter fare le proprie dimostranze. E chiaro, ognuno si dice che chi non opera non ci sta. Certo, è un giudizio di parte. Perché magari io non l'ho condivido, perché sì, è un presidente sì, con sì, 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 perché penso che l'amministrazione comunale sta facendo grandi sforzi, ma non la solita di Campinella dicendo che è la stessa amministrazione. Sono stati dei problemi. Per cui è un invito a vedere in qualche commissione in cui sono stato presente, veramente ci stiamo confrontando in modo energico per cercare di trovare la soluzione condivisa. Quindi auspico all'intero Consiglio Comunale più calma e abbassiamo veramente il valore della voce, perché molto spesso addirittura non si riesce a sentire perché si parla talmente forte che fa ello. Vi ringrazio. Grazie al consigliere Bonillo, ci sono la parola, non è il consigliere maggiore della Chiesa, ma è vero. Prego, prego consigliere Maggiore. Benissimo sindaco, ti fa davvero pure quello che ha detto Ciro. La cosa che ho un po' troppo è perché mi sto troppa vicinanza con sé, scherzo, ti fa pure di chiamare la dottoressa Donnarumma per parole che hai detto e per il modo con le quali hai detto. Per quanto riguarda il sindaco ci sono giusto due protezioni. Una, che riguarda il personale, è chiederti dove il 6 maggio del 2015. Sicuramente siamo stati insieme, come parli, sicuramente non ti ricordare fisicamente, ma mentalmente c'è, siamo stati almeno 6 anni, penso che sono con il pratico sia della maggioranza che dell'opposizione. Quindi sai bene le problematiche del personale, così come le sapevi bene nei momenti in cui siamo andati a produrre un programma elettorale che per l'ennesima volta devo dire che anche su questo punto è mi spende a cessare, ma non ti metto, già sto partendo da lì. È un altro punto, cioè io non riesco a dire sotto il mio sottotraggio, gestione del personale. Io purtroppo faccio vedere le parole simili. Come già espresso in premessa, la nostra coalizione ha aperto l'esigenza di razionalizzare e qualificare la macchina di rispetto. Altro punto che per adesso ancora non è stato realizzato. Un'altra cosa che forse mi è sfuggita, magari la dovessi anche fare, dici che erano accertamenti illegittimi, no, va bene,
sta per salvare sicuramente poi non è giocato. Uno, non sono stati mai denunciati quegli accertamenti fittizi da parte tua quando eri in opposizione. Se così fosse, si tratta di somme che comunque abbiamo ritrovato nel bilancio, quindi somme sempre legittime che non sono state denunciate e che abbiamo utilizzato per dare servizi ai cittadini, anche in questo caso di servizi legittimi. E poi mi chiedo, dicendo che sono comunque somme legittime fittizie, anche voi la rete responsabile su queste somme, sui bilanci, sulle somme che potevano avere bilanci, è tutto fittizio, è tutto un gioco, è tutto fittizio e andiamo avanti così, va bene? Grazie. Mi ha chiesto la parola il consigliere Campanese, mi ha fatto parlare. Grazie consigliere Mauro. Ritornando a quello che parlava il sindaco con il guardia personale per dare la prefettura, secondo me la stabilizzazione dei livelli seguiti è un falso problema, e lo spiego brevemente, non fu una scelta politica, fu un atto dovuto quello che facevamo noi, perché c'erano 15 persone che stavano nella macchina comunale a tutti gli effetti, e non fu una scelta politica, c'era l'occasione di avere il contributo che è nato. E fui io uno dei maggiori fautori di fare questo, perché è chiaro che se uno analizza una pianta organica e lo fa in modo razionale, dice meglio che gli riservo i concorsi da fare per persone magari con professione più alta. Però era giusto in quel momento stabilizzare gli investimenti, perché è un fatto dovuto, non perché la scelta politica, penso che l'avesse fatto anche qui. È chiaro che ci si mette un consulente del lavoro che analizza in modo schematico, le convenienze, non le convenienze, è chiaro evidente che avrebbe preferito lasciare le persone in meandri di stabilità e fare dei concorsi successivi con professore d'accordo. È uno. Il vero problema invece cui il sindaco sta con queste problematiche è che secondo me almeno sia governo di centro-destra che governo di centro-sinistra non hanno mai analizzato che bisogna calibrare gli enti sulle reali esigenze e non cercare di man mano ci sono dei carrozzoni come la regione Sicilia, mille di giardinieri a governare, sono situazioni irrazionali, poi magari come dicevo là in tutto caso, il vero problema è questo, che dall'alto sia c'è praticamente parlo di somme della funzione pubblica, ma questo problema io non l'ho mai sentito, quello di calibrare gli enti pubblici, servizi comuni, servizi altri, servizi ospedali, in modo alle esigenze di altri carichi di lavoro, e questo è il vero problema, non è quello di dire che si sono stabilizzati, spesso l'amico Nino lo voglio bene, ma penso che anche lui avrebbe fatto in quel momento la scelta di stabilizzare gli elettori. Il problema viene da questo, da un'errata visione di quello che è l'ente pubblico, cioè bisogna valutare, utilizzando anche la mobilità magari con incentivi e cercare di calibrare un po' gli impiegati organici di vari enti, penso che sia la strada, non certamente quella. Grazie. Grazie al consigliere Campanese. Giusto una precisazione su quanto affermato da Campanini, che altrimenti il cammino lo seguivo. Ma giusto per precisare, perché altrimenti usciamo di qua e qualcuno rapporta una cosa di ferro. Io non ho detto di essere stato mai contro la stabilizzazione di socialmente pubblico, mentre ci siamo messi male. Io ho detto semplicemente che la programmazione di tale assunzione e con le ricadute che avrebbe avuto successivamente sarebbe dovuta essere affrontata in modo differente. In realtà, Cavallini, non dimenticare, io non voglio andare a verificare il passato, che qua andiamo a parlare di tutti i corsi della strada. In realtà non dipende da me se il capogruppo allora della PDL aveva scritto una nota a firma del capogruppo e di un altro consigliere, di pensare alla sindaco e alla giunta, di aprire una riflessione, ma nemmeno Giorgio, nemmeno i componenti del gruppo della PDL si è mai opposto alla strada.
di aprire una discussione tale che portasse poi successivamente a risultati che in quel momento useremo. Ma noi non abbiamo mai detto di essere un discorso mai. Grazie per la precisazione. Abbiamo chiesto la parola così che ti ho risposto, prego, andiamo a votare. Devo solo dire che chiaramente prescindere chiaramente alla problematica che è questa è una politica di sinistra a livello nazionale che evidentemente ha dei frutti negativi, perché poi alla fine una volta fatta questa scelta a livello nazionale alcuni anni fa alcuni governi di sinistra in realtà si sono resi conto poi di aver creato un problema serio, perché prima hanno buttato delle persone all'interno di amministrazioni così a caso, offendendo sostanzialmente la professionalità di questa società. Perché sono gente che sono bravi di loro, gente che è bravissimi, insomma, in alcuni settori, che si sono trovati praticamente come dei pesci in contatto. Poi chiaramente ognuno può dire che sono stabilizzati, sono stabilizzati. Il problema era di stabilizzarlo per dargli una mano, ma allo stesso tempo praticamente dare dignità a queste persone lasciandole all'interno di un'amministrazione, che praticamente li stava per il momento solamente offendendo. Quindi la stabilizzazione, seppur ha creato dei danni, dei problemi all'ente, ma non è diretta conseguenza di queste persone, è diretta conseguenza di un'ulteriore politica a livello nazionale, la quale cosa ha fatto? Ha consentito questa stabilizzazione, ma allo stesso tempo ha bloccato sia i finanziamenti e sia le assunzioni che potessero dare dei livelli di assunzione particolarmente C&D che erano quelli che più in realtà erano carenti, perché non adesso chi va in pensione? Hanno in pensione di livelli C, livelli D, gran parte di questi sono che non li possiamo sostituire. Però devo dire che in questo comune chiaramente viene essendo fatto una roba e lavorano in modo anche, lavorano in modo sostanzioso, contribuiscono a fare propriamente dei lavori che noi stessi non riusciremo a fare. Ora torniamo al nostro ragionamento. Noi quando parliamo di mancata programmazione diciamo che tutti questi spostamenti evidentemente non solo sono stati risolti, ma hanno lasciato un anno in impasse alcune professionalità per cui quelle stesse non hanno prodotto. Non hanno prodotto come dovevano. Ora io vi prendo l'impegno, sapete qual è l'impegno? A fine anno potrò andare a vedere, sperate che l'ufficio sarà aperto, quanti soldi di quante caffè non saranno recapitate le persone. Così avrete il piacere del Consiglio Comunale del mese di gennaio, febbraio, dell'anno prossimo, di voler spiegare ai cittadini quanti soldi non abbiamo incassato. E cosa dite? Ora, se questa amministrazione è venuta e ci ha detto noi siamo per l'esternalizzazione di alcuni servizi, va bene, avrei fatto una cosa sulla biblioteca, fatta marginale. Potevate fare qualcosa sui tributi, però perché se questi 100.000 euro messi qua, che poi diventano 15, che sono numeri che vengono fuori dalla mancata analisi, dalla mancata collocamento all'interno di questo ufficio di una professionalità che consentisse di recuperare questi soldi, allora a fronte di 100 probabilmente doveva spendere pure 20. E ripeto, dalla gente, dalla professionalità, a contratto, che si poteva fare. E allora perché con la diversità di esternalizzazione? A progetto e va programmato. Va bene, mi riferisci. Punti di vista. Allora, punti di vista, perché chiaramente una cosa è certa, che questa grande passa a livello di organizzazione del personale per il paese e creerà delle perdite che per quanto vi sforziate a pigliare questi quattro soldi man mano, l'assessore sta aspettando un anno e mezzo di voler fare qualcosa sul PUC, poi vi sforzate da un lato di trovare dei soldi, i cittadini pagano le tasse, chiaramente, e poi magari qualcuno che già non paga continua a non pagare. E questo voglio dire, questo fa parte della programmazione. Voi, questo è il centro-sinistra.
questo centro stesso. Allora, scusate, quando avete parlato queste, anche i risultati di voi, anche la corte, avete parlato con i risultati di voi, quali hanno detto che era plausibile, anzi ne hanno detto, l'esternalizzazione di alcuni servizi. Scusatemi, il progetto è questa esternalizzazione. Dove sta? Non ci sta. Allora, ve l'ha detto anche praticamente, ve l'ha detto anche, l'hanno detto anche i risultati di voi, figuriamoci. Allora, questa hanno detto, ma adesso, all'anno scorso, allora io quello che contesto era proprio questa politica, è la politica praticamente da qua, non mi sentite a fare un ragionamento, che guardi un anno dopo, non guardi al mese, perché pensate che parlate libere del bene il mese di dicembre e poi a marzo venite a spostare due uffici, poi a maggio venite a spostare un altro, poi venite praticamente, a luglio fate un'altra delibera di spostamento. L'impegno qual è? È quello che praticamente che dico quante tasse non avremo recuperato e le ricorderà questo consiglio e anche a e mi ha messo a fronte. Sicuramente, cioè mi ricordiamo, si ricordano tutti i cittadini che non ci hanno. Ora, diciamo un'altra cosa, il consigliere Borghetti veramente ha fatto questa, quindi, questi interventi in relazione a questo. Vedo e apprezzo molto che sia più che sindaco, chiaramente, prima mi avete dovuto spiegare a cui ho posto, ma l'assessore è stato interpretato, quindi voglio dire, quindi può essere pure più preparato di te, ma è lì, però l'assessore è stato interpretato, quindi non lo sappiamo. Però io quando ho chiesto al sindaco, ho chiesto proprio questo, qual è la differenza di quelle cifre, qual è? Ma sei contento di questo servizio? Ti vedo così contento, così soddisfatto, che praticamente con forza dimentichi le voci, delle persone. Hai le mani legate. E allora convocato il consiglio comunale, andiamo tutti in consiglio comunale a prendere, a spiegare come stanno le cose. Se i disabili non possono avere i servizi o non li hanno nei tempi, andiamo a spiegare, perché a me sembra che e non possiamo fare, tutti in consiglio comunale, andiamo a prefetto, a spiegare perché non avete i soldi per questa gente. Andiamoci a spiegare, perché non mi chiedo l'ufficio, ma che mi riporta a me che l'assessore si cambia il voto, che faccio tre assessori. E a prescindere dall'assessore, ma che mi importa me che si è dimesso l'assessore? Che c'è un ufficio costituito di qua? Va bene, però. Si va bene, ci sta. Non si fa, poi che cosa fa? Aspettiamo qua, ma noi non abbiamo bisogno di questo, noi non abbiamo bisogno, per fortuna tutti presenti, non abbiamo bisogno di niente, va bene? Ma la regola non te la devo dare io, dico io, cioè è possibile allora, domani mattina il consiglio comunale è possibile mai, domani mattina il consiglio comunale se ne va a casa e il commissario e gli uffici nostri non funzionano, quello se è un ente d'abito deve funzionare a prescindere, se è funzionale si dipende, ma sostituire un certo tempo non lo fa, perché non sappiamo chi ha il compito di fare questo, al prefetto, organizzare la cosa al prefetto, non ci vada su il sindaco, perché io non ho tanti problemi da affrontare, non ci rimasto. Beh, fatelo, ci vuole un veramente, perché verrà pure costo del popolo. Allora, quando parlo di queste cose, perché sto parlando sai che cosa? Sto dicendo semplicemente, c'è uno stato di sofferenza nell'organizzazione, nei progetti, perché i progetti si bocciano? Perché in pratica perché si vogliono dei progetti? Sono fatti male. È chiaro, difettano in qualche parte. Allora, quando è che ci vogliamo andare al soldo e dire, scusate, per questo ci sono tutti d'accordo, fate anche il turno, mi risposto, per come non ci sono i servizi, c'è quella la casa è stata la casa, la fa rifunzionare, è stata messa nel comito, anche l'imbarazzo di dire che se ne va, e non c'è la possibilità da altri, se non fa la stessa del comito, scusate, ci vuole tanto a capire questa cosa, non è finisce con le rispetto a questo, finisce rispetto a questo. E dietro questo ragionamento non c'è il personale, non si può toccare l'ufficio, non si può fare niente, e dite, si può fare qualche cosa, si può andare dal prefetto, si può andare. Facciamo una manifestazione se necessario, bravo, la manifestazione, la farai che va bene questi servizi, non riesce a venire, e hanno ragione che non riesce a venire. Che cosa facciamo? Noi ce ne siamo in silenzio.
senza il silenzio. E questo è. Io ho finito. Grazie a tutti gli esposi. Allora passerà la votazione di un punto all'ordine del giorno. Punto numero 2, articolo 175. Vogliamo fare la dichiarazione? Prego. Allora, andiamo a chiamare il gruppo di Forza Italia, ritenendo che in questa relazione di bilancio, fatta in modo approssimativo, la curiosa e chiaramente non supportata da tutti gli atti necessari a dimostrare la validità di questi spostamenti e il controllo della programmazione, non è proprio che potete dire contro questo dovere. Grazie. Prego, signore, dichiarazione contatto a me come è inutile dirlo, no? Che sarei se favorevole. Se mi chiede di essere favorevole saremmo stupido se non lo farei. Chi è? È messa favorevole. È inutile ribadire le cose che ci abbiamo detto, perlomeno per quelle che sono venute dal lato dell'opposizione, per le dichiarazioni, per gli interventi che ci sono stati. Sinceramente non è che non ci avete soddisfatto con un gruppo. Penso che bene i cittadini si sentano soddisfatti dell'attività politica che si legge tra le difficoltà. Il nostro gruppo non potrà essere che incontrare. Grazie. Grazie, consigliere Grillo. Dichiarazione di voto del consigliere Maione. Consigliere Diego Maione, vota contrario, già l'ho detto pure precedentemente. Ci sono alcune variazioni che sono sufficienti, ma altre che sono inguardabili. Quindi il mio voto è contrario. Grazie. Grazie, consigliere Maione. Prego, consigliere Campanese. Alcune variazioni siano fondamentali, come lo scuola bus per gli antichi, l'etica, oppure i soldi che servono per la riflessione. Voto contrario, poi gli altri punti non ci convincono. Grazie ai consiglieri, grazie a tutti quanto. Come? Sono la mia risultata. Sono in somma in relazione, non potremo però. Allora, si vota l'articolo 2, articolo 175, numero 267, due variazioni in atto esercizio anno 2014. Chi è favorevole al Senato? Uno, allora, consigliere. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, favorevole. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contrario. Il provvedimento viene approvato. Un minuto di mediare sicurezza. Chi è favorevole? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono cresciuti, 7 contrari. Prego. Io non prendevo un po' di faccio, però se ci sia, lo voglio dire per la prima volta. Alle ore 21:50, alle ore 21:50 della seduta.